Cari amiche e cari amici, bentornati su Free Playing, il podcast che è inventato nei videogiochi dintorni. Io sono Bruno Albera, con me c'è Simone Cognome. Ciao ragazzi, ciao. Sigla. Pa, 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 pa. E inoltre c'è il nostro amico Alessio, vita da negozio. Ciao. Ciao Alessio. Biggio, l'uomo Biggio. Ciao. Sono abituato a passare dopo Mirko. Da stasera cambia tutto. E Fabio Di Felice. Ciao ragazzi, ciao a tutti. L'uomo Fabio. Matteo Backsoft. Ciao. Il Matteo, guardatelo, bello come il sole. E inoltre stasera abbiamo grandi ospiti. Maestro Mirko non c'è perché stasera era in missione speciale, quindi arriverà un po' in ritardo. Secondo figlio. Arriverà un po' in ritardo. Però facciamo una premessa, Bruno, che noi abbiamo spostato 4 anni fa quant'è il podcast alle 9:30 invece che ai soliti orari per lui, solo che non è mai riuscito a venire fino a stasera, perché vi ricordate che lui di solito verso 11:50 andava a dormire. E abbiamo cambiato tutto l'orario finalmente dopo quanto è passato, 5 anni, e è qui. E adesso va a dormire però. Esatto. Sì, finalmente qui con noi il nostro super ospite direttamente da Outcast e da Outcast, Stefano Dallarico. Ciao Stefano. Ciao Stefano. Che un tempo ci assomigliavamo, ma adesso non ci assomigliamo più. Adesso adesso ho troppi capelli. Sì, no, troppo, io ho troppi capelli. Avete preso strada diversa. Sono molto invidioso dei tuoi capelli, lo sai? Sì, beh, io un po' meno. No, guarda, ti assicuro, una vita da pelato così, che non è né pelato né non pelato. Ma sì, la cosa veramente strana è che... Che cazzo è successo? Si è suicidato? È caduto Simone, tutto ok, sono caduto Simone. Il suo lascito è stato una vita senza capelli, così una vita senza capelli, poi si è ucciso. No, perché si è reso conto della vita di tristezza e quindi ha deciso di terminarla. No, non ne poteva più. Di terminarla adesso. No, comunque durante il lockdown ho fatto tipo 4-5 mesi di crescita senza senso, immotivata, e adesso i capelli non mi stanno più da soli con il phon, quindi devo metterci per forza le mani, devi cominciare a metterti il gel, quello, la gommina, la brillantina. Quella spaziale che te li tiene proprio intostati, che non si scompongono mai. Come fanno gli Yakuza. Esatto. Proprio loro. Sono ragazzi, allora io ho fatto questa grande riflessione che nessuno ha mai fatto, prima di quando l'ho fatta io l'altro giorno sulla chat Telegram, e cioè che esistono due tipi di influencer, come noi che siamo influencer. Ci stanno quelli che vendono con il sesso perché tu speri di scoparteli o scopartele, quindi le Twitcher che mettono le tette di fuori, i ragazzi, le boy band, e quelle che vendono con il sesso nel senso che tu speri di scopare come loro, quindi quelli che ti raccontano, che fanno vedere che loro scopano, che eccetera eccetera, oppure quelle che... Sì, no, comunque tu devi Stefano, fare... Stefano, quale sei dei due tu? No, comunque io, poiché di gente che mi vuole scopare ce n'è poca, volevo fare quello che scopa, così tutti quanti... Quindi ragazzi, allora, com'è stato questo fine settimana? Si è concluso qualcosa? Grandi avventure io. Io ho fatto... Non si è capito, ragazzi, perché qua la femmina è così... Sabaku in che categoria rientra? Non lo so. Questa è la chat, Stefano, ma è il nuovo corso di Free Playing. Non troppo, non cadremo mai in queste. Ha visto il video. Abbiamo ripulito Simone. Sì, esatto. Per favore, mi fate parlare. Fate parlare Fabio. Ha visto il video di Sabaku che avevo consigliato nella scorsa puntata e l'ho apprezzato. Sì, è vero. Io no. Il video dove sta col papà che va a giocare insieme. Il papà è un ex pilota di linea, molto... È proprio buonissimo, cioè è proprio un pezzo di pane il padre di... E poi calmo, tranquillo, ve lo consiglio quel video. Anche perché... Vabbè, no. Grande intenditore. Grande professionista. Sì, comunque avevo dimenticato di spammare in chat, lo faccio adesso, così in diretta, che so che vi comunque piace. Comunque io vorrei rientrare nella categoria influencer di YouTube anch'io, se possibile, che è un po' il mio mito e maestro di vita. Ma lui ancora... C'è in che senso? Ancora fa video? No, io vi boicotto la trasmissione, basta, mi auto boicotto la trasmissione, basta. Una volta che facciamo un po' di cultura, vabbè. Basta. Beh, meglio così, dai.
Ma povero YouTube anche, anche io li voglio bene comunque. Voglio no, dire. Mica di YouTube anch'io, Brello, che c'entra? No, io dicevo di tutta la... Tutta la maradana. Tutta la maradana. Ma anche quello di Bruno, cioè Bruno che spamma, tu boicotti Bruno perché no, sta condividendo la trasmissione. Dovete parlare di free play, ciao, non dovete parlare di YouTube. Nel frattempo è morto un widget in alto a destra. Sì ragazzi, allora stasera inauguriamo, avrete visto chi ci sta seguendo in diretta, Freeplank, oserei dire Freeplank 4.0, e, abbiamo rifatto la grafica di Twitch, abbiamo... sì Fabio basta però, mamma mia. E, abbiamo rifatto la grafica di Twitch, abbiamo rifatto i pulsantoni di Twitch, abbiamo rifatto un po' tutto. E quindi venite, seguiteci in tanti in diretta, così potrete ammirare tutte le nuove feature delle dirette di Free Playing. Abbiamo messo il green screen. Abbiamo messo la sì, il green screen che non funziona. la classifica degli abbonati al canale Twitch che quella funziona, dai. Ai primi posti ci siamo noi ovviamente, però funziona. La classifica di quelli che chattano di più, che è appena saltata e che non si capisce come rimetto, però se la metto così forse... La classifica di quelli che scopano di più, cioè è corrispondente abbiamo a quelli, che chattano, a quelli che chattano di più. Ah, ok. Abbiamo messo la barra, perché ragazzi siamo a 30 iscritti, entro stasera dobbiamo arrivare a 400, c'è la barra sotto che calcola. Cioè, io penso che ce la faremo. Sì, come no. Abbiamo messo anche la barra dei Patreon, che questa l'ho fatta io personalmente con le mie manine, non ce l'ha nessuno, ce l'ha solamente Free Playing. Che, pensavo che avessi messo tu a mano i 67,82€. Vabbè, quello a parte. E ragazzi, il nostro prossimo goal sono i 69€. Per sbloccare i reward speciali, perché con 69€ ovviamente 69 saremo tutti più sensuali, un po' più erotici, diciamo, con questa cifra che rimanda dolci ricordi. E poi che più, vabbè, il resto lo diciamo più tardi magari. E scaletta che me la sto perdendo sempre stasera, bla 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 bla, niente, non ce l'ho più. Ah no, eccola qua. Allora, innanzitutto facciamo un bel saluto a NG Plus Italia, che l'altra sera ci ha avuto ospite a me e Simone. Simone, vuoi salutare NG Plus? Ciao NG Plus Italia, grazie per averci ospitato. Ciao a NG Plus. E poi, ovviamente ragazzi, le storyline di Free Playing, l'altra settimana ci eravamo lasciati con Stefano che aveva preso un impegno davanti a tutta l'Italia, vero Stefano? Un altro impegno, esatto, dopo il primo patto con gli italiani, che non mi ricordo qual era sempre questo. Era sempre questo, mi sa. Era sempre questo, ecco. Era questo, e l'ho rispettato, come voi sapete, e quindi, allora, 1 milione di posti di lavoro fatto, quello sicuro, però si trattano tutti di ripulire le pieghe della mia ciccia, capito? Quindi mi dispiace, è un lavoro a tempo pieno. E l'altro era di finire Yakuza. Kiwami 1. Tutti gli Yakuza un par di palle. Ho detto che quelli fanno parte del progetto Yakuza. Hai detto entro settimana prossima li finisco tutti in ordine cronologico. Ho detto li finirò perché fanno parte del progetto, anzi del canale Yakuza. Progetto bel pacchetto Yakuza. E voi mi prendevate in giro dicendo che non avrei mai finito il primo entro fine settimana, perché è un gioco che io ho preso tipo all'uscita, ci ho giocato un tot e poi l'ho mollato per mesi e decenni, e invece l'ho finito e sono a metà del secondo capitolo di Kiwami 2, che appunto, se la storia dell'1 è un po' più complessa, un po' più particolare, quella del 2 è un po' più basilare, diciamo, ma il gioco è molto più snello. Però ne parlo rapidamente dopo. Comunque, impegno preso, portato alla fine, risolto, eccetera, eccetera. Aspetta che devo sciogliere il nodo, quello di strisciare. Sì, esatto, poi, ecco qua, esatto, sciogli il nodo. Continuate a mandarci una cosa. La ventosa in testa, esatto, la ventosa in testa. Mi manca... Senti Stefano, invece sì, Dalarico, sì. Stefano Dalarico, no, tu ti piace Yakuza?
Assolutamente no. No, in realtà ho provato quando erano usciti tutti in blocco su Game Pass qualche mese fa. Te li volevi anche tu finire tutti quanti? No, ho provato a cominciare in ordine casuale, visto che hanno quella numerazione tutta bizzarra. È quello bizzarra. Che segue Stefano. Madonna San, no! Non si fa così, cosa hai fatto? Comunque, vabbè. E comunque no, cioè li trovo veramente proprio un gradino meno di repellente. Parole sì, forti. Anche in ciao, chat. Stefano, grazie di esserci alla fine a trovare. Senti, ma tu che rapporto hai con Shenmue, Stefano? Dicci un attimo. Nessuno. Capito. Yu Suzuki mi sta sulle palle. Vabbè, dice, in 10 minuti già. Cioè... Ah, senti, non ti abbiamo nessuno, cioè, nessuno l'ha ancora cacciato. No, no, cioè, primo, secondo, non ti abbiamo chiesto il tuo parere su The Last of Us 2, tra l'altro. Non l'ho giocato. Vero. No, vabbè, Stefano. Cioè, non l'ho giocato. Lo devi giocare solo per parlarne. Come no, mi si è rotta. Lo sanno anche i sassi. Mi si è rotta PS4 dopo God of War. Nel senso che è successo qualcosa di tremendo con God of War. Nel senso che alla fine di God of War non ce la faceva più, quindi ho dovuto sopprimere, ho dovuto fare come fa Bruno. Ma ha retto fino alla fine? Con i corrieri, sì. Ah, God of War era letale, io c'avevo la console e facevo... No, ma che vero? È un'immagine sì. Bellissima, romantica però, Che cosa? La cosa che ha retto fino seconda. Alla fine... Che ha retto fino alla poi fine. Poi ti ha salutato tipo Terminator poi... che scende dalla lana. Con i titoli di coda di God of War. Cioè, guarda che è una roba bellissima, cioè proprio romanticissima. Che bello. Sì, io immagino Stefano che appena è morta subito con un calcio dalla finestra. Vaffanculo. Però lei mentre cadeva dalla finestra. Esatto, una nella lava. Nella lava. Un pollice in su. Ho fatto una bella fonduta. Sì, Doctor, giustamente Doctor dice se non ascoltate Outcast, però, ma io ci provo ogni come volta, no? Ma ho già dato istruzioni a Stefano di dare messaggi e comunicazioni, vedrai che succederà stasera cambia tutto. Sì. Comunque Fabio, ci chiedono in chat che praticamente come reagisce ai super complimenti che ti ha fatto Simone Tagliaferri nel canale audio. Che non l'ho sentito perché non ho Telegram. Si parlava sempre così, tanto per cambiare, su Free Playing si parlava di giornalismo videoludico, cosa fare, come fare per un nuovo giornalismo videoludico, e lui diceva tutto e... Vabbè, no, lui diceva pagare e diceva che per esempio lui piacerebbe poter pagare per leggere Fabio di Felice. Che pazzo è. Quando rideterà multiplayer.it, soprattutto no, quando dirà che andrebbe, che pagherebbe per sentire Free Playing, noi lo vorremmo anche un pochino più bene. No, ma no. Lui diceva: no, non devi andare su multiplayer, che poi là ti rovinano. No. Devi mantenere indipendenza. E Ludo Charlie ha appena fatto una donazione. Io avevo impostato l'alert coso, però non è uscito niente. Però funzionerà. Tutto perfetto proprio. Però ragazzi, fate come ha fatto Ludo. Sganciato. Dateci i soldi. No, Ludo, il problema con il coso di Patreon è che non si aggiorna da solo, quindi adesso facciamo il refresh, vediamo se tutto questo perché le dava fastidio se alla cifra. No, siamo ancora. No, ma perché lei ci ha fatto donazione via PayPal. Ma non è immediata, dai, aspettiamo. Voleva fare la donazione via la dovevi fare via Patreon, poi ti faccio un rimborso. La puoi anche rifare via Patreon. Anzi, qualcuno faccia la donazione al posto. Vediamo se funziona. Bruno, facciamoci degli sguardi di intesa. Vabbè. No, ragazzi, ci ho speso una notte. Sono andata, cioè, tipo alle 3 di notte ho scritto agli altri. Oh, ragazzi, guardate. Andate avanti voi. Sì. Neanche la barra degli abbonati si aggiova. Vabbè, dobbiamo. È in rodaggio. Ragazzi, è già tanto che siamo riusciti a fare questa cosa. Sì, infatti.
Comunque sono molto felice, se me lo linkate lo ascolto volentieri. E Fabio, grazie Simone, Fabio, scusa, ma entrare su Telegram adesso entro su Telegram. Allora vabbè. Scaricati questo cazzo di Telegram. Ce l'ho Telegram free play. E allora sono 20 settimane che diciamo te lo linkiamo e tu ecco qua. La prima notifica che mi arriva mi inculo. Ma toglila, mettilo muto. Ok, grazie. Mi potete linkare? Ma Fabio, ma se è entrato nel canale di Squad sbagliata. No, adesso gli passiamo un attimo, adesso gli passiamo. Ragazzi, dai, ti abbiamo fregato, era tutto un trucco. Pezzo di merda. Ti abbiamo gabbato di nuovo. Tagliaferri ha scritto quel coglione di Fabio. Esatto, chiaramente era. Ma chi è Feltri, Tagliaferri? Scusa, 10 minuti di insulti. Vabbè ragazzi, ecco qua, quindi Nicola a 69€ sblocchiamo il gol sensualità su free playing, perché ogni gol di free playing c'ha queste denominazioni a seconda del numero. E sì, Simone condividerà le foto dei piedini. Un'anteprima subito, ragazzi, guardate che bel calzino. Mamma mia, calzino dalla capo. E io quello di Space Invader invece. Rice baby. Io quelli di Space Invader, se vuoi, coi fantasmini. Però rimani tra l'altro, se avete siti dove si comprano dei calzini sbarazzini, passatemeli tutti. Io non voglio più un calzino normale nella in vita. Ma scusa, H&M sei andato? No, perché lì, guarda che lì ne trovi, calzini paxerelli, ne trovi un sacco. No, davvero. Vabbè, ma dai, tu vacci, quando ti capita vai. Vieni qua, ci andiamo assieme, non lo so. Abbiamo capito, li vuoi comprare tu, Stefano? E glieli compro io a questo punto, cioè, così. Ho preso quelli dell'avvocato che Italia, settimana prossima Stefano prende i calzini per Simone. E glieli va anche a indossare esatto. Sì. Va bene. Fabio ha inaugurato la sua entrata nel gruppo. Così mi imparate, vabbè. Va bene, allora procediamo con le news di Free Playing. Io mi sono segnato questa news che so che Simone è molto contento. Volevo fare un commento così, no? Senza entrare troppo nello specifico. È stato. No, ma non è niente di che. Cioè, il nostro Flame, che ci condivide tutte le notizie che portano polemiche, ci ha condiviso la foto di questo qua, che è del traduttore di Cyberpunk, traduttore giapponese, con tipo 10 kg di carta, 10 tonnellate di carta, e sotto c'era scritto: ah, questo è lo script di Freeplay. Il famoso è la sbobinatura di 400 puntate. Perché loro pensano che noi ci improvvisiamo tutto, è tutto scritto, ragazzi. Free playing è tutto, una settimana a scriverlo e poi la sera noi lo diciamo. Anche questo che sto dicendo adesso è scritto, io sto leggendo. E anche questo che sto dicendo io anche adesso. Anche questo che sta dicendo Simone adesso è scritto. Anche Arizona e Stefano adesso. E quindi poi ragazzi, hanno pubblicato questa foto con questo... Stefano, tu l'hai visto, Talarico, questa foto enorme di... Sì, mi sembra un coglione, però va bene. Cioè, che cazzo te ne fai di stampare lo scritto? Ma non l'ha stampato, l'ha tradotto a mano. L'ha tradotto a mano. Sì, non hai mai visto, è un coglione ancora di più. Non hai mai visto i cartoni animati giapponesi dove fanno la calligrafia col pennello? Quelle sono tutte scritte così, quelle pagine. Sì. Con il maestro dietro con la bacchetta, si vede che è curvo, la postura, delle persone intelligenti. Magari fanno come la bellissima Limited di Nier, nuovo giapponese, dove ti mettono lo script in comodi 14 volumi. Avete visto che nella Limited di Nier giapponese c'è lo script di tutto la sceneggiatura dei doppiatori? No, non avete visto. Preferisco vivere. Vabbè. Tu te lo compri, okay. Fabio? A me non piace vivere, ma preferisco comunque a leggere. Tipo 5 libri. A chi piace, Stefano? Scusami. Stefano Talarico piace. Non esageriamo. Ecco Mirko, via. Ciao Mirko. L'episodio è finito. Ciao cari. Ciao a tutti. Adesso si stacca tutto, è arrivato Mirko.
Mirko, tu l'hai vista la foto? Che Mirko, foto? La foto del tizio con lo script di Cyberpunk. Come? Vabbè, a parte quella. La foto del tizio con lo script di Cyberpunk con 3 milioni di pagine. Ah sì, quei i pacchi di foglie. E non era nemmeno completo, attenzione. Ah, no? E non era nemmeno la mia forma. No, era tipo solo il tutorial. No, non è vero, però... Dicevano che non era completa, però a parte lì. E comunque, sì, hanno chiesto anche qual era la dimensione del carattere per questi fogli, ma vabbè. E niente, quindi questo Cyberpunk che non ci vuole lasciare, ogni scusa è buona per parlare di Cyberpunk, specialmente perché non ci vuole lasciare, esce tra un mese. Ah sì, tra un mese, è vero che siamo già... Non vuole uscire, non vuole uscire, lì ci continua a rimandare. Se non muore qualcuno, chiaramente, nel frattempo. Avete sentito il doppiaggio di Cyberpunk? Perché hanno fatto sì, sentire il doppiaggio? Sì, un pezzo doppiato, sì. Sì, sì. Okay, com'è? Beh, in italiano fatto, non, sì. Non l'ho sentito perché esatto perché... Ci sarà Pietro Baldi, ma sicuramente sì. Allora non lo so, guarda, dopo che l'abbiamo visto, sai, a Bologna. Dopo che mi ha visto a Bologna, adesso non lo so perché Bologna, non ci ha detto niente. Vorrei raccontarla a Stefano Dallario questa cosa, perché tanto sicuramente non ci ascolta, no? ci siamo beccati a Bologna al tra l'altro in piena pandemia, poco prima no, è l'ultimo evento pre-pandemia, esatto, a cui ho partecipato praticamente. E abbiamo fatto praticamente colazione e stavamo nell'albergo accanto alla fiera, quindi abbiamo fatto nella stessa stanza, c'erano Mucciaccia, Giorgio Vanni, è vero che c'era e Barba Scura X, cioè, che la cucina, tutta l'intelligenza del, esatto, c'era Pietro Baldi che è arrivato, si è messo a fare colazione, poi a un certo punto da solo si è alzato, si è messo alla porta della, cioè mentre andava via si è girato verso tutti e ha fatto ciao. Così io non ho capito che Pietro Baldi Pietro Baldi era Pietro Baldi, esatto, girava così, ma senza che nessuno gli avesse detto tipo sì, ciao, sì, sì, cioè, no, gliel'avevano chiesto, gliel'avevano chiesto. Io sono sicuro che avesse capito che lo stavamo guardando e l'avevamo riconosciuto e ha fatto bene. No, gliel'hanno chiesto da un tavolo. La cosa bella di Pietro Ubaldi è che fa tutti i personaggi uguali, ma lui in realtà ha una voce d'attore vero nella vita vera. Ma sicuramente, sì, che è diventato famoso per tutto tranne sì, quello. Sì, e fa tutti con la voce di Doraemon, è un po' quello il problema. Il gatto anale. Madale. Va bene. Tra l'altro io, Stefano, io ho avuto il piacere di conoscere, no, ma di vedere da molto vicino la Sabri Game. È vero, sì, ma infatti ogni tanto poi... Sì, una delle due dimensioni, però. Esatto. Guarda che se guardi sono diventate quasi tre. Vabbè, ma perché il lockdown fa ingrassare, cioè siamo ingrassati tutti. No, ma era prima, esatto, il chirurgo. Nipentac, quello. Comunque c'è... Mirko ha visto gli occhi dell'amore proprio, mi pare ci fosse, sì, Mirko, ma io con Nicola avevamo il piano perfetto con Nicola per farla diventare la madre dei tuoi figli, ma non l'abbiamo potuto mettere in atto. Ma infatti, guarda che Simone, sorprende. La colpa è solo tua. Adesso tu saresti già, cioè sarebbe già al terzo mese, proprio al quinto mese, non lo so. Saresti già maritato, Simone. Tra l'altro Simone, non lei, quindi non si sa come. Però Simone avrebbe dovuto darci ascolto, semplicemente, ma cosa ci vuoi fare? Non vuole approfittare di questi mezzucci, vuole conquistarla con come si faceva una volta. Sì, sì. Con lettere, poesie e canzoni. E sguardi, chiesa, no, soprattutto chiesa. Credo che Simone puntasse a sguardi fondamentalmente. sguardi la languidi, esatto, sguardi languidi. Intensi e languidi. E lascivi anche. Soprattutto. Va bene, ragazzi, e poi altra news, lo conoscete Alan Moore, il grande fumettista? Ne ho sentito parlare. Ma non è Pierre fumettista, però. Non era quella colazione con Pietro Ubaldi. Esatto. Era lui che salutava. E tu hai detto, ciao, ragazzi. Era quello col cappello di Harry Potter che decide a che scuola devi andare. Sì. Comunque, Alan Moore, il grande autore di V for Vendetta, Watchmen e... Che altro ha fatto? The Killing Joke, From Hell, Watchmen, no, l'ho già detto. Watchmen, The Killing Joke, la Lega degli straordinari gentlemen, Watchmen, The Swamp Thing, no, quello però non era suo. From Hell, From Hell, anche. Top 10,
Before Vendetta, ma anche The Killing Joke. No, un po', dai. Comunque, il grande autore, il grande un po' grande mistico dei fumetti, il grande Alan Moore, ultimamente è diventato anche sceneggiatore di film. Sta per uscire un suo film, che però è stato diretto da un altro. Un film si chiama The Show. No, basato... è una serie TV. Questo è scritto in occasione dell'uscita del film The Show. Come? Tu ti stai confondendo, perché si chiama The Show, allora pensi che è uno show, invece se è un film si chiama The perché Show. Lui ha parlato film, di avere materiale per 4-5 stagioni di una serie e Stefano sta con. Ma intanto però facciamo il film, poi vediamo la film, serie 5 stagioni. No, è un film, è l'episodio pilota di 2 ore. L'episodio pilota, vedi che non vi sovrapponete, allora. Non vi sovrapponete. Lasciami lavorare, ragazzi. Quindi l'hanno intervistato e lui ha avuto parole di fuoco contro i cinefumetti. In particolare ha detto che lui quando aveva fatto i suoi fumetti era perché voleva svecchiare il fumetto, perché i fumetti, diceva, sono robe per bambini. Lui li voleva svecchiare e invece poi alla fine è tornato tutto subito come era prima. Dice che i fumetti sono robe per nostalgici che non vogliono crescere, e anche scritto, e cito: sarà una coincidenza, ma nel 2016, quando il popolo americano ha eletto un nazionalsocialista e il Regno Unito ha votato di lasciare l'Unione Europea, 6 dei 12 film di maggiore successo erano supereroistici. Io non credo sia una coincidenza, non lo crede neanche Alan Moore. E tra l'altro i Watchmen e di Before Vendetta, bravo. E tra l'altro sotto la notizia è venuto a commentare niente di meno Federico Frusciante, che ha scritto "lo amo", riferito a Simone probabilmente. Sempre quella serie di sguardi languidi che... Come sono io che amo lui. Comunque Alan Moore dice che non vede un film di supereroi dai tempi del primo Batman di Tim Burton. Cioè lui non li vede, però... non guarda la televisione, però... No, esatto. Sì, guarda solo real time e cortesia per gli ospiti. Secondo me guarda anche coso del debbio. Sì. Comunque dice anche: sono stati principalmente i miei lavori ad attrarre un pubblico adulto, il modo in cui sono stati promossi dall'industria con tonnellate di titoli. Modestia, sì, è molto modesto. Oh, è vero, tonnellate di titoli, sì, però ma no, in realtà non è neanche vero, perché in realtà è stata la grande mano autoriale di Zack Snyder a portare. Ma vabbè, ti stavo anche ascoltando. Ma che cazzo, c'era qualcun altro prima che ho. Interessante, Zack Snyder. Io mi devo rivedere quello non cattato, però, ma non lo voglio rivedere. No, ma che sei scemo, ma no, ma che... cioè, no, appunto. Cioè, però, qualcuno mi... ecco, mi serve la lista delle differenze. Così uno dico: ah, ecco la differenza. Cioè, penso che uscirà qualche articolo. Ci vuole il video dove lo risolvono. Come la cronologia la storia di tutti i Metal Gear, capito? Che a metà del video della spiegazione mi serve un video che mi spieghi la spiegazione. Beh, quindi, ma scusa, non fanno quelli di Ars Ludica lì, di Linus Tech Tip, non fanno un riassunto. Non faranno un riassunto anche di qui, un bench? Probabilmente sì, ma io a metà di qualunque riassunto mi perdo di nuovo. E anche quello di Digital Foundry, sì, il riassunto del riassunto. Volevo dire loro. Infatti, dicevo, Ars Ludica non esiste da 10 anni, però ci guardano lassù. Però ci guarda, esatto, ci guarda lassù e la salutiamo. Che la terra gli sia lieve. Sì. Tra l'altro pare che un componente di Ars Ludica abbia avuto parole di miele nei confronti di Fabio. È vero, è un personaggio misterioso, che chiamerebbe un personaggio misterioso. Sentite Fabio queste parole di miele nei tuoi confronti? Le ascolterò dopo la puntata, visto che mi sono unito al gruppo Telegram. Grazie. Ma erano proprio parole di miele. Comunque vabbè, invece non erano parole di miele. Quelle di... Più. Non male come nome della puntata. Comunque. Parole di miele. Segna che sì, parole, sì, di, che miele. Parole di miele, ottimo titolo puntato. Non erano le stesse che avevano Simone e Bruno ieri sera per me.
mentre bestemmiamo spostando un pixel di più, no, un pixel qua, e quel font fa schifo. E poi è stato il top. È vero, c'erano gli insulti dei aspetta, per aspetta, aspetta no, però ma... aspetta, spieghiamo però che la gente non capisce. Okay, ragazzi, come forse vi sarete accorti, abbiamo fatto un piccolo restyling della grafica, anche dei pulsanti sotto. C'erano 10.000 pulsanti, abbiamo deciso di lasciare solo quello dove ci date i soldi, per semplificare, per vostro, come si dice in questi casi, per vostro vantaggio, esatto. Non per noi, per voi, per ma migliorare la vostra... Per migliorare, perché... ce l'hanno chiesto in tanti. Aspetta, cioè, anche l'Europa, ce l'ha chiesto allora, l'Europa. In questi giorni abbiamo fatto uno studio praticamente di tutti i canali Twitch per cercare le peggio tecniche vincenti. Prima ci siamo fatti passare gli incubi perché... Sì, vabbè. Allora, il migliore comunque che ho trovato è uno che ci aveva scritto: i soldi che tu dai a me li uso per fare una cosa per te, quindi è come se li dessi a te stesso, no? Perché non c'è scritto quello? Però guarda, scusa, che è geniale. Sì, sì, cioè, no, ma non mi ricordo, ragazzi, sono entrato nel turbine, siamo stati l'altra sera fino alle 3 di notte. Che li spendiamo tutti in medicina, ma per davvero. Tra l'altro, cioè, questa ragazzi, cosa qui. Una cosa, tra l'altro, specifichiamo anche questo. La prima operazione è stata cambiare le grafiche, vedete che sono qua. Che sono ancora ovviamente temporanee, ma saranno queste perché nessuno ce l'ha. Il secondo passo è farci tutti operazione e vedrete un sacco di scollature. Esatto, esatto, per tutti con l'inquadratura da 700 perché metri. È quella la cosa che tira di più in realtà. Madonna, Stefano. È sempre che lo facciamo per voi. Ma poi in delle vabbè, non diciamo. Ma come Craschi quando facevano la plastica facciale, gli rifanno le teste. Qualcuno mi ha sentito lamentarmi della testa. Scusate, ma Stefano c'ha la tazza come i Late Show che fa le battute e poi beve l'acqua. Questa cosa è tra l'altro non si vede perché è ton sur ton, ma è di Microsoft. Ha detto, wow, pure sponsorizzato. Sponsor della puntata. Ma non è la nuova Xbox. Aspetta, con un manico. Anch'io. Ma non bravo. Si vede. È tempo di relax. È non tempo si di vede. Esatto. Tempo di gioco. È tempo di free play. È tempo di free play. È tempo di Microsoft. Vorrei dire a Steve Jobs che ho ancora un iPhone 8. Se magari me ne manda uno io nuovo. Un 6, ma Steve Jobs non ascolta molto ultimamente. No. Molto sua. È un po' duro d'orecchie. Sì. Vabbè, se cambiamo pure, dobbiamo cambiare prodotto. Sì, comunque... no, intanto facciamo vedere qualche prodotto così. Saponette di grasso umano di Lione, so, di sì, vai. No, comunque scusa, finivo di raccontare che ieri sera c'è stato l'apice del disturbo ossessivo compulsivo tra me e Bruno quando dovevamo spostare il pixel perfect di qualsiasi scritto roba possibile, poi a un certo punto Mirko, è arrivato. Però diciamola giusta, io gli ho detto: Mirko, mi raccomando, la larghezza 320 pixel. Era 325. Precisione. Bruno ha iniziato a schiumare come quando no, i tizi no. Dello Motiglia quando allora, vengono battuti. Aspettate, vi dico solo che a un certo punto Bruno fa: no, io queste cose è meglio che non le guardo perché ci sto male. E poi a un certo punto c'era allora io che spostavo i pixel in diretta, Bruno che mi diceva quello che doveva fare, Simone che montava un armadio, non so se sa come poteva aiutare quello, e Alessio che cercava aiuta, sì, sì. Sì, a un certo punto comincia Bruno a fare no. Io spostavo, mi fa prova a fare questo, io comincio a spostare no cazzo. Però ha detto che stava dicendo ai gatti, io ho finto di crederci, ma dentro di me piangevo, sì. Ragazzi, è la scusa più vecchia del mondo. Senti un po', no. Mirko, io ho ancora un po' di PTSD per i vecchi pulsanti che c'erano prima. Lo so, ma poi Matteo è finito tutto, la serata è finita con vabbè Bruno prova a metterli e l'ha messi in fila con i vecchi. Ma cazzo, ma i vecchi erano meglio. No, non ce l'ho fatto a togliere. No, aspetta, ma ha fatto meglio, perché tu mi sa che non te ne sei accorto. A un certo punto tu hai fatto un errore, ti faceva: Mirko, perché non mi passi i PSD? Facendo finta di niente. Ma comunque, ragazzi, alla fine...
C'è un'idea che sarà solo da, è solo da migliorare, ma ci riusciremo, dai. No, ma dai, solo fino a quando arriveremo a 69 di Patreon. Sì, ragazzi, c'è quattro pulsanti, ci sono, di cui uno su quattro è di Patreon. Cioè, qualsiasi cliccate a noi va bene, mettiamola così. Sì. Giusto il gruppo Facebook. Fate la cosa, no, giusta. Comunque Google dice che ha già notato delle falle, delle imperfezioni. Magari sicuramente sono le robe che ha fatto Mirko. So quello che ho fatto io, ma questo succede quando non doni i soldi Google, deve dare più soldi, capito? È quello il problema. Comunque diciamo sta cosa, visto che ci troviamo, ragazzi, adesso, da adesso in poi, nel Patreon di Free Playing c'hai, come si chiama, i tier. Se ci patronate un euro al mese, cioè delle puntate non editate in anteprima, ragazzi, che è il minimo, qualsiasi cifra donate, puntate non editate in anteprima. E inoltre ce l'hanno chiesto un sacco di persone, tante richieste. Ogni volta che uscivo di casa mi fermava la gente: Bruno, quando lo fate? Io no, ragazzi, alla fine ho ceduto 3 euro al mese almeno e ci avrete gli extra credits del canale Telegram in formato podcast solo audio. Capito Stefano? Talarico? Talarico, puoi dire me coglioni. Sto annuendo con fare soddisfatto. Va bene. Invece di essere volgare. Perché voi non lo sapete, però nel canale audio di Telegram praticamente è come se ci fosse un podcast in più, perché facciamo tutte le nostre chiacchierate durante la settimana. Quindi, ci sono le recensioni della macchina di Simone... Ci sono le recensioni della macchina di Alessio. Diciamo ci sono delle avance sessuali a Fabio Di Felice. Che però non vengono corrisponde. Parole di miele. Sappiate che Fabio ci ha snobbato da quando c'è il canale Telegram. Però vedi che con Tagliaferri l'abbiamo agganciato. È stata quella l'esca per. Faccio partire l'audio e si sa. Ma vorrei dire solo una cosa a Fabio Di Felice. A quel trucchino delle mani. Esatto. E poi niente, così, E poi niente, visto che c'è gente che ci dà addirittura più di 3 euro, ho detto vabbè, ci diamo qualcosa in più. Per chi ci dà almeno 5 euro, mettiamo una scritta in sovraimpressione sulla diretta. Qualsiasi cosa che voi ci direte, parolacce, no, bugie, censuriamo tutto, però la mettiamo in diretta, in sovraimpressione, scorrevole, così. Se non lo so, se volete fare pubblicità, se c'è un negozio tipo Fabio, ci vuoi fare Fabio. Volete dichiararvi in diretta? Sì, ciao mamma, fate perfetto, poi tra l'altro per il target proprio perfetto. Sì, no, vabbè, tipico. Ma non è una cosa di farsi pubblicità, è una cosa così per ringraziare, perché noi ringraziamo chi crede in noi, nel nostro grande progetto. Vogliamo spoiler di Star Wars a pagamento, che c'è? Vabbè, possiamo organizzare. Sarebbe fantastico che uno fa sta cosa per rovinare i film agli altri. Guarda, vi ricordate? Sì. A Capodanno, quello là che aveva fatto passare sotto, moriva. Guarda, comunque, che io lo userei nelle maniere più disturbanti possibili, tipo gli insulti. Mi sono scopato la moglie di quello, sai che bello, cioè, per semina zizzania, bellissimo. No, oppure dice: allora dovete rispettare queste norme, se no spoileriamo tale cosa. Tipo messaggio unificato alla nazione con uno spoiler gigante. È una cosa così, tipo finale di Cyberpunk, ve lo spoileriamo un po', fatto così. E alla vedi che secondo me ma guarda Stefano, guarda che se fai lo zoom su quella foto della sceneggiatura c'è scritto se fai ingrandisci e alla fine Cyberpunk muore vabbè ragazzi, lo so fare. La bambina muore. Va bene, comunque stavamo dopo questa breve digressione, stavamo dicendo, quindi Alan Moore non gli piacciono i film e dice che praticamente il fascismo, il nazismo sta tornando grazie ai film Marvel. Grazie ai fumetti anche, però in realtà. Mm-hmm. Tu li sei, vogliamo fumetti... ricordare i suoi fumetti? Beh sì, elenchiamo un altro po' i prodotti, cosa ha fatto Alan Moore, magari, visto che ci sia. Ha fatto anche un film, un fumetto con una femmina protagonista, fatto Elettra. Famoso, secondo me la Ramba era. No, si chiama lei, è vero. No, ce n'era anche Dune, forse, femmina come protagonista.
si chiama Ceretta. Ceretta. Ma sentivo tra l'altro Stefano, devo distinguere tra i due stelle. Sentivo Stefano T che diceva che anche i fumetti Marvel fanno cacare, ma perché tu li leggi, c'hai qualche ecco che cazzo. Che cosa sto dicendo lei? Fanno cacare sulla fiducia. Promette, sulla fiducia. No, ma non l'ho detto. Comunque, sì, senti adesso l'hai detto. Hai visto un video su YouTube dove lo farò vedere? Esatto. Era un video di riassunto di Metal Gear, tra l'altro. Allora ha senso. Vabbè, ma Stefano, secondo te c'è questa correlazione tra i film Marvel e il nazismo? Secondo me sì. Stefano T sempre. No, non credo. No. Ok, quindi non sei d'accordo con Alan Moore? Non sei d'accordo con Alan Moore, l'autore di Watchmen? No, non è che sono d'accordo, è che mi sembra che il poverino Alan Moore abbia... no, nel senso che mi sembra che abbia superato la sanità mentale a destra tanti anni fa, Alan Moore, cioè tanto bravo, tanto simpatico, però... Ma perché lui non gli chiederei più dei pareri, ecco, tutto qui. Tra l'altro Mirko, confermami, io sapevo che Alan Moore è tipo uno sciamano... Sì, proclamato sciamano. Un mago. Uno sciamano. Il bardo di Northampton, come lo chiamano, però sì, lui... Ha fatto patti col demonio, ha fatto pure V for Vendetta. Anche Watch. Anche The Killing Joke, come dicevo. E Promethea. Buttiamoci anche un titolo. Ah, grande, è uscito l'alert che si è abbonato, cazzo Fiordo, grande Fiordo. Cazzo Fiordo. E adesso aumenteranno da 30 a 31 gli abbonamenti con il super widget. Ragazzi, io sono stato... Voi non sapete che... Sì, perché un po' ho torturato Mirko, ma il primo che torturo sono me stesso. Il primo che si tortura sono io. Sono stato giorni con 20 calcolatrici di Windows aperte. Ah, perché adesso allora se faccio la proporzione, se faccio a metà, devo calcolare la proporzione giusta. Sono stato tipo... È stata la mia settimana questa, così, con i numeri, le proporzioni, le cose, le coordinate. E sgridare i gatti. Praticamente una settimana in scuola elementare. No! Esatto. No. Bisogna campionarlo, Sì. Poi ovviamente il gatto se ne fotteva altamente. Certo, è cosa che non facevo io, che tremavo, avevo la mano sul mouse. Niente, anche ricaricando rimane sempre a 30. Quindi ragazzi, secondo me è perché vi dovete abbonare ancora di più per farlo alzare. Hai ragione Bruno, è un calcolo che non... Vi dovete abbonare ancora di più perché non si vuole smuovere, dobbiamo far tremare Twitch. Va bene, quindi io onestamente dall'autore di From Hell non si può vendetta di o Watchmen. Doppia V per doppia vendetta, non no, so. Doppia V per Watchmen. Scusa Bruno, ma lui ha detto proprio questa cosa del nazismo o ha detto solo che ha rovinato il cinema? No, ha detto che ha rovinato il nazismo quando Stefano Bricio ci parla insieme, no. Ragazzi, non vi sovrapponete, parlate una alla volta, alzate la mano e parlate. La mano destra in alto, salutate. Perché nazismo rovina Free Playing. Anche, ma no, ma sai che i nazisti sono anti-nazisti. No, comunque, Fabio ha detto che nell'anno in cui è stato eletto Trump e c'è stata la Brexit, 6 dei 12 film più visti erano film di supereroi. Ha detto: è una coincidenza? Io non credo. Ha detto proprio così. Vabbè, quindi l'ha lasciato intuire, però del fatto del cinema l'ha detto proprio esplicitamente, no? Il fatto del cinema sarebbe? Che i film supereroi hanno rovinato il cinema. Sì. Un secondo che rispondo. Nicola, c'è il tasto sotto se ti vuoi abbonare. Bruno, scusa, io faccio le domande. Sì, no, aspetta, ha detto che questione dei soldi, aspetta Fabio. Aspetta, che cosa? I dollaroni. Aspetta. Ma perché qua la gente è confusa, sì, perché secondo me quei pulsanti non si capiscono bene. Però qua parliamo dell'autore dei Watchmen, dei Before Vendetta, cioè. Però ragazzi, se vi abbonate a Twitch di Promethea. Ma non possiamo proseguire con la conversazione invece che incasinarci ogni volta con... Sì, aspetta un secondo, fammi dire sta cosa che è importante. Se devo abbonarvi... Scrivila in chat quando si parla dei soldi. Ma è importante che bisogna che la sappiano tutti quanti. Ragazzi, se dovete abbonatevi gratis con Twitch Prime, se no andate su Patreon che meglio. Questo per
cioè, non piuttosto basta che pagare dei soldi, esatto. Oppure no, come? Ma io dico, se non li date andate su Twitch, ma se li date meglio Patreon, così faccio la... Se non li date non fatevi vedere qui un'altra volta. È per, è no, per la vostra, per vostro beneficio. Va bene. E Fiordo dice faccio abbinare mio fratello. Ma sì, fratelli, sorelle, sì, portate i vostri amici. La struttura piramidale. Parenti, amici. Vabbè, scusa Stefano, stavi dicendo il discorso importante che ti ho interrotto. Io sono Beggio. Allora, sto dicendo no, allora da adesso in esatto, poi oh. Biggio e Biggio e Stefano e Stefano, così non ci incasiniamo. Perfetto. Uguale a un primo. Io sono Stefano comunque. No, Stefano e Talarico e Biggio e Biggio. Ok. Adesso, allora, è chiaro, ragazzi, adesso è chiaro, ragazzi. Niente, ho detto che avete. Allora, sono state fatte delle domande, eccetera, e poi sono state ignorate. Invece proseguiamo, continuiamo con le domande. La domanda era, Fabio. Esatto. Sì, l'ho fatta io, quindi non posso darmi pure la risposta. No, ho detto la domanda era, così la rifai. La domanda era, lui non ha esplicitamente detto che i film supereroi hanno, diciamo così, riportato in auge il fascismo e il nazismo. Ha semplicemente Allora, Fabio, Fabio, però mi fai finire la domanda. Ti volevo rispondere con le parole del maestro, che ha detto: non dico che ci sia un legame di causa-effetto, ma penso che siano entrambi sintomi della stessa cosa. Negare la realtà, ricorrere a soluzioni semplici e sensazionali, le soluzioni semplici e sensazionali. Ma il maestro sarebbe YouTube anch'io o Alan Moore? No, YouTube anch'io. Le parole testuali era: hanno rovinato il cinema e anche la cultura in generale. No. Ecco, diversi anni fa ho detto che pensavo fosse un segnale preoccupante che centinaia di migliaia di adulti facessero a fila per vedere personaggi creati 50 anni prima per intrattenere i dodicenni. Sembrava uno sfruttamento della volontà di fuga dalle complessità del mondo moderno e della nostalgia per l'infanzia. Mi sembrava pericoloso, sembrava un'infantilizzazione della popolazione. E che io vedi che non c'è. Gli hanno dato le medicine prima di fargli questa domanda, però. 5 minuti di lucidità che ancora. Ma non è vero, guarda che Alan Moore è estremamente lucido. Il problema è che è un po' prolisso. Perché non volete sentire quello che ha da dire, questa no, è che è un po' prolisso, capito? Per me come posizione è un po' esagerata, però fondamentalmente c'ha ragione. Scusate ragazzi, vorrei riportare queste parole del piccolo Gogol in chat, che ha scritto: negare la realtà detto da uno che si autoproclama sciamano mi sembra tutto regolare. Ma lui dice che è un mago, non puoi nemmeno le cagine scale, esatto. Tutto quello che esatto. Autore di The Killing Joke, sì, e di Framel. No, ma lui dice che è un mago perché le storie creano bla bla bla, una cosa non è magia che fa le Johnny che tira, esatto, che tira i fulmini dalle mani, che gli escono gli spinaci dalle dita, capito? Bellissima quella scena. Bellissima quella scena. Non capito, è una magia agli occhi, più concettuale, non è una magia effettiva. Capito? Allora non so pure io, mago, a sto punto, sono concettuale. No, fai fumetti come... Allora, dopo che tu avrai fatto The Killing Watchmen ed è... come si chiama? Prometheus. V for Promethea. Esatto, Elektra. Esatto. Elettra mio figlio Lamborghini. Allora, a proposito di Elettra Lamborghini, si è sposata con la Lamborghini. Io vorrei dirvi l'autore di Buffer Vendetta. No, che mi fa venire in mente Sanremo. Io e Stefano. Grande, si è scritto la Just Start, finalmente aumentato la barra. Tra l'altro lo saluto. Ciao Riccardo. Io e Biggio abbiamo visso in diretta la tragedia di Dov'è Bugo. Ma l'avevo già parlato, sì, però come Putin eravamo a letto insieme, caro Fabio. Eravamo nel lettone di Free Playing, stavano leggendo V for Vendetta, chiaramente. Io sì, va bene, lo stiamo investendo a Miller. Io Miller non l'ho mai sentito, penso che non abbia mai fatto un fumetto. Autore di V for Dark V for 300. Bruno, altro titolo dovrebbe essere V for Play. Allora ragazzi, adesso farò una prova di intelligenza. Abbiamo detto che Stefano è Talarico e Biggio è Biggio. Allora Stefano, tu che ne pensi di sta cosa? Vediamo chi risponde. Allora,
E Tarico è stato zitto. No, vabbè. No, di nuovo ti devo dire che secondo me è un po'... Infatti mi chiede sempre solo a te, sempre la stessa domanda. Ma perché è lo Stefano, è l'ospite di Mozart, dobbiamo già passare. E l'ospite Stefano, allora l'ospite è Stefano, è Biggio e Biggio. Stefano, quindi che cosa ne pensi? Passiamo da quelle cose, ma se io sono io e tu sei tu, chi è più scemo tra noi due? Ho detto Stefano, Stefano allora, è l'ospite, no, risponde Biggio, mannaggia. È un po' andiamo avanti, extra credit. No, che extra credit? Stanno ancora 5.000 chissà l'amour che di cosa mi fermerei, esatto, parlerei un attimo di Alan Moore delle sue dichiarazioni. Oh, ma riusciremo a uscire da Alan Moore? Dai, andiamo avanti. Esco da Alan Moore. Poi l'accento letto di Alan Moore. Bravo. Allora, ragazzi, Free Playing è anche politica, Free Playing è anche attualità, perché noi non vogliamo fare come quelli che dice il maestro Alan Moore, l'autore di From Hell, che dice che siamo gente appassionata solo che vuole scappare dalla realtà. Noi vogliamo scappare verso la realtà e quindi ho postato questa immagine sul gruppo Facebook. Pure scocciato. No, è perché mi mangio le parole, si capisce. Allora, questa immagine che vi posto anche a voi qua su Discord, se ci volete dare un'occhiata, che delinea le differenze tra i giochi di sinistra e i giochi di destra. Allora, per esempio, Yakuza, che è una trollata, scusa. Ma no, guarda che è scientificamente accurato. Si capisce dallo stile di come. Aspetta, vediamo un attimo. Vediamo un attimo la distinzione. Dai, così scopriamo chi è da una parte e chi è da l'altra. No, c'è Yakuza, Bruno, che è un gioco di destra. Okay. Io chiederei a Biggio. Esatto. Ma voi sapete che io sono una persona di destra. Proprio di estrema destra. Guarda, mi definirei. Confermi che è un gioco di destra, che ci sono i tatuaggi. C'è stata una donazione su Patreon. Perché ci sono i tatuaggi. Grazie. È come, non lo so, allora lì poi si torna al discorso che i giapponesi sono tutti dei fascisti, eccetera. Cioè, da quel punto di vista... Chiamano supereroi. Esatto, ma è un po' incasinata come cosa. Io, un gioco di destra, penso che non abbia davvero connotazione politica Yakuza, perché sono tutti, alla fine sono tutti cattivi. Come non c'è connotazione politica? Stanno là che fanno i palazzinari, si danno mazzati in mezzo alla strada e sì, però poi aiutano i bambini, fanno gli orfanotrofi. Quelli di destra non aiutano i bambini, scusa. Sì, quelli di destra non aiutano i bambini, perché tutta la strada. No, ragazzi, insieme non si mangia. Allora, no, nel lungo periodo per me no, in generale, quindi comunque è un'altra questione. In ogni caso, non so, cioè nel senso, mi sembra una cagata quell'immagine in generale, però se vogliamo dire che è un gruppo che è un gioco di destra, che è un progetto di destra, a me va bene perché mi sento rappresentato, chiaramente. Senti, invece Simone, Spider-Man secondo te è di destra o di sinistra, senza vedere l'immagine? Sto vedendo l'immagine. Chiudi gli occhi e dici. Vabbè, dai, è un personaggio che comunque sicuramente è più legato al sociale, ma quasi poi, scusami, di tutti gli altri supereroi. Dici, però scusami, il gioco di sinistra è l'unica criticità che hanno trovato a Spider-Man Insomniac è che lui, con una scelta totalmente fuori personaggio nella storia di Spider-Man, ascolta la radiolina della polizia e ha accesso ai cazzi privati di un miliardo di persone perché c'ha l'auricolare con tutti i telefoni della gente, quindi è super super fascistoide, cioè, ma che di che cazzo stiamo parlando? È una violazione della privacy, perché sì, no, boh, cioè, vabbè, ma perché sai che il comunismo ti controllava, te controllava il vicino. No, il comunismo era molto libero, mentre invece il fascismo non controllava, era molto controllato. Questa cosa di intervenire dove la polizia non arriva è un po' di destra alla fine, effettivamente. Vabbè, è più Batman.
No, per, ma in generale, sì, cioè, il concetto di il concetto di supereroe alla base. Allora, da una parte sì, c'è la stessa, vedi che c'aveva ragione all'ambulanza. Sì, certo, ma è chiaro. Che comunque hanno rovinato il nazismo. Sono stati partoriti quasi tutti da un popolo che è profondamente, diciamo, sì, da quella parte là. Però, mentre fondamentalmente Batman è un fascista che va in giro e mena, Spider-Man c'ha un po' il concetto del fatto che vuole aiutare Batman, è da solo, sarebbero dovuti essere in 5 contro 1, capito? In realtà per essere davvero fascisti. Scusate, ma Stefano, lo sai che esiste la Bat-famiglia? Ci stanno Batman, hanno tutti la tessera di Casa Pound, Batman, tra l'altro. Diceva Stefano che lì la differenza stava fondamentalmente nel fatto che Batman, quando è nato Batman, aveva senso, perché il superpotere di Batman, ovvero la ricchezza e le risorse infinite, andavano a compensare le limitazioni della polizia dell'epoca, che non riusciva ad arrivare a prendere i criminali e i criminali più cazzuti. Poi ovviamente con l'evoluzione della polizia americana, dove praticamente sono tutti dei militari usciti dall'Iraq, è chiaro che se vuoi far evolvere la scala in proporzione a poliziotto militare, Batman super figo, ricco, poliziotto militare, lì per forza rischi di sfociare in un attimo nel fascismo. Però vabbè, però stiamo anche divagando. Comunque, perché Super Smash Bros. è di sinistra? Cioè, nel senso... No, ma non ha nessun senso sta cosa. Cioè... No, infatti, dico... Cioè, come non ha nessun senso? Nei giochi... c'è scritto, in effetti, perché sì, dice The Game è belle... ma sono comunque troiate, perché... sì, ovvio che ci sono tutti... Beh, ragazzi, fermi. C'è scritto, in realtà, nell'immagine c'è anche il testo, come i fumetti di Alan Moore, autore di From Hell. C'è anche il testo che ci spiega le immagini e dice... Conosci le differenze, impara le differenze, cogli le differenze. Dice, la differenza è dettata dalle opinioni politiche che vengono espresse nei giochi o che possono avere i creatori dei giochi. La sessualizzazione dei personaggi, se sono personaggi minorenni e quanto, se c'è il fanservice e quanto è diciamo di buon gusto, è un fattore. Anche i fan, se sono più di destra o più di sinistra, se un gioco sono tutte categorie aleatorie al massimo proprio. Infatti c'è scritto anche se un gioco ha dei tratti LGBT e come vengono trattati i famosi tratti LGBT di Earthbound, ad esempio. Sì, guarda che i peggiori son quelli che mettono la panna nella carbonara, per quelli c'è una categoria a parte proprio. E poi dice anche che se trattano argomenti sensibili, come il sesso, è anche Tetris è trattato piuttosto molto. Sì. Come, scusa? In Tetris è molto Stefano, trattato. Stefano, se tu non l'hai capita la metafora del pezzo lungo. Lì. La regola della L. Sì, la regola della Dice Doctor Pokémon con le lotte tra cani legalizzate di sinistra, ok? E poi anche dice come hanno votato i creatori, anche influisce su se di destra. Che voglio dire, che cazzo ne sai? Cioè, GTA lo fanno 600.000 persone in 18 paesi diversi. E no, infatti è di destra, perché hanno votato tutti a destra. Cazzo. ma però GTA non ha il messaggio all'inizio che è fatto da uno studio multiculturale come Ubisoft. Quello è Assassin's Creed, stessa cosa. Esatto. Anche GTA, voglio dire, è basato sulla metafora della presa per il culo del sogno americano e della capitalizzazione, eccetera, eccetera. Cioè, non è di destra. Cioè, è di destra su... infatti è un po', diciamo che è stata fatta un po' manichea sta cosa, perché è una cazzata, non è manichea. sì, beh, penso che la cosa che stessi cercando era... Ma prima di andare avanti... Ertugin di destra, no ragazzi, io non lo accetto, Ertugin no, cioè. Prima di andare avanti volevo approfittarne perché, visto che è tornato anche in questa immagine, c'è scritto che The Last of Us è di sinistra. Tu che ne pensi, Stefano? Te la dico. Questo The Last of Us è di sinistra? No, non lo so. No, non credo.
Non vuoi che lo sia. Fai un cenno, fai due occhiolini, se di destra, non tre se di sinistra. Per non perdere, perdere il nostro pubblico. Va bene, esatto. Riceveremo notizie comunque dal sì, telegramma. Sì. Allora, ok. Va bene. Ok, ragazzi, quindi speriamo che questa infografica che potete trovare nel gruppo di Free Playing, dove vi invitiamo a iscrivervi col pulsante fatto da Mirko, bellissimo. E speriamo che vi aiuti anche nelle vostre scelte d'acquisto, se siete di destra e di sinistra, insomma, comprate consapevolmente. Come dovete comprare consapevolmente, questa è l'ultima notizia, prima di passare a Credit. C'è, è uscito un articolo su Tom's Hardware che voglio citare con precisione, che il titolo dice, che il quale, il titolo dell'articolo che il quale abbiamo scritto, abbiamo detto, dice, attenzione, la sto aprendo con la mia 20 mega, dice: €80 a videogioco, spendeteli o guardate il mercato morire. E poi c'è scritto tutto, wow. Esatto, combatti e muori. Sì, sì, perché dice che questi €80 servono, perché altrimenti, ragazzi, qua i giochi costa sempre di più produrli, sono 120 anni che il prezzo non sale e quindi bisogna pagarli di più, altrimenti non potremo più avere le nostre esperienze videoludiche a cui siamo tanto affezionati. Non portate via il sasso dalla Toscana. Come, scusa? Non portate via il sasso dalla Toscana, perché altrimenti non la riconosceremmo più. Non c'è più la Toscana, so. Ma adesso ve ne insovrà più, non ti preoccupare. No, a me onestamente questo articolo mi ha lasciato un po' così, perché è un po', è uno di quegli articoli un po' dalla parte dei produttori che cercano di mettere i sensi di colpa ai videogiocatori, un po' quando c'erano quegli articoli che dicevano: no, ma se comprate usato, poi chi li paga i server che costano tantissimo del multiplayer, se comprate usato non li finanziate, poveri server, come fa? È la stessa cosa qua che dicono, cioè, io fai un articolo, però di vabbè, ragazzi, purtroppo c'è l'inflazione, quindi dobbiamo aumentare, no, che dice: ah, dovete spendere. Ma non avremmo mai parlato noi, Bruce, se non fosse stato così il titolo. No, anche questo, cioè, è vero. Anche perché, voglio dire, è un dato di fatto che i videogiochi sono tre generazioni che costano la stessa cifra, ma produrre dei videogiochi costa ogni generazione di più. Poi vabbè, sono diventati sempre più lampanti dei casi di mala gestione, per cui la gente che sviluppa i videogiochi AAA deve fare ore e ore e ore, mesi e anni di crunch per starci dentro e sperare di vendere un tot di copie. Cioè, non lo scopriamo di certo adesso. E infatti il mercato sta cercando di cambiare in qualche modo, perché con Game Pass, eccetera, il modello di software house che si vende la roba da sola sta un po' svanendo, tra virgolette. Poi non so come si è impostato l'articolo, ma insomma, cioè, Non lo so, perché io giustamente ho letto solamente il titolo, quindi ma mi sembra che comunque troppo. Guarda, ci stanno anche i pezzi in grassetto che risaltano di più, e quindi innanzitutto pensate a quante ore vi intrattiene un videogioco che costa €70 e mettetelo in paragone a qualsiasi altra forma di intrattenimento, vi renderete conto. Questo è un calcolo famoso che facevano è il calcolo di Geralt, ricordiamo. Esatto, il Geralt, un euro, lo salutiamo, anche se dice queste cose, esatto. Lo salutiamo. E Google dice: sto togliendo il pre-order a PS5 come messaggio politico. Guarda, ha già fatto un tweet Iwata con scritto: no, Google, ti prego, fermati. No, vabbè, ma secondo me se lui però Iwata, ma non tu compra la semplicemente, cioè, è morto, è di Nintendo. E questa è l'informazione giornalistica che vi meritate, ragazzi. È quello che ha scritto anche V4 Vendetta, se non mi sbaglio. Avete visto anni di Alan Moore come ci hanno ridotto? hanno rovinato l'informazione. Penso se fosse stato pure toscano, aveva devastato questo paese. Fiordo dice: oh, guarda, è la stessa cosa per la campagna per il cinema, andiamo ora per andarci domani. Onestamente, no. Assolutamente no.
È molto differente la situazione, ma proprio non c'è paragone tra le due cose. Il cinema non muore, al massimo morirà qualche catena, ma questo non vuol dire che morirà. Beh, però è messo molto peggio il cinema. Però, c'è un grossissimo problema che non riguarda chi produce i giochi, ma chi li distribuisce, o comunque chi li mette in sala, le sale, è completamente un'altra cosa, ragazzi. No? I film sono pronti, non li stanno mandando perché non faranno determinati numeri che loro si aspettano, e per non farli accavallare tra di loro, perché alcuni film sono fatti dagli stessi, tipo Wonder Woman e 007. 007 sono tutti sì, Warner e Dune, Warner. Cioè hanno rimandato tutto. Ci sono dei problemi più gravi, e loro continuano a fare sta cazzata di non metterli al cinema. Ma poi il problema cioè il problema del cinema o della situazione attuale del cinema è che poi noi vediamo solo il lato europeo, e quando in America è ancora peggio, nel senso che purtroppo sono stati molto più libertini e hanno avuto la famigerata gestione a cazzo di cane di Trump della situazione, però anche noi in qualche modo ci troviamo nella situazione in cui i cinema sono aperti, ma non c'è niente da vedere al cinema, perché il distributore non manda in sala niente, perché tanto sa che la gente non va al cinema e quindi il film non guadagna. Un altro Patreon è arrivato, grazie. Il problema è che se vai... se rimandi tutto di un anno, e i cinema ovviamente non stanno aperti per non avere niente in cartellone, i cinema stanno chiusi. Però Stefano, i film stanno uscendo, in America magari no, però i film tutto sommato tipo, stanno uscendo. Tenet ha guadagnato 200 milioni quasi, di no, 300. Sì, però sono cifre basse. Però sono cifre basse, cioè, nel momento in cui il film da solo ti costa 200 allora, milioni. Adesso a uno dei cinema più frequentati di Roma ci sono Maledetto Modigliani e Il Caso Pantani. Sì, vabbè, wow. Caso Pantani. Vabbè, ma adesso stanno lockdown italiana, quando esce Baby Death? Metà ottobre, cioè... esce entro breve. Io so, ecco, quindi adesso, cioè a breve, cosa metà ottobre. Io sì. No, scusate, c'è vediamo un po', c'è Burraco Fatale, no, era Google che non era aggiornato. Burraco Creators Fatale. The Past, sì. Divorzio a Las Vegas. Quello mi interessa. Greenland. Sì. Il Caso Pantani, Il Giorno Sbagliato, io lo devo andare a vedere sto film, che uno ti taglia la strada e gli massacri la famiglia. Il Giorno Sbagliato, per Russell Crowe, Lacci, Lasciami Andare, Maledetto Modigliani, Onward. È tutta roba che non fa. C'è qualcosa di interessante. Sì. Tenet, cioè... Un Viaggio a Tunisi. Vabbè, ragazzi, i film... Scusate, adesso, tornando al discorso che stavamo facendo. Allora, cosa può succedere in questo universo in cui la gente non acquista un gioco all'uscita a 80 euro e i giochi rimangono lì invenduti per un tot? Cioè, ma no, realisticamente... È la stessa appunto, esatto, cioè è differente. Quando ne costano 70, esatto, e lo compri. Invece di comprarlo al day one, lo compra dopo due settimane a 30 euro. Cioè, è questo appunto l'unico scenario possibile, che la gente aspetterà leggermente di più i primi ribassi, per cui se fosse veramente un prezzo totalmente fuori mercato e inaccessibile per la maggior parte dell'utenza, sono costretti a riabbassarli, bene o male, oppure a dare ancora più contenuti per giustificare quel prezzo, quindi magari dei season pass, DLC e cazzate varie che avrebbero monetizzato in secondo tempo, ce li ributtano dentro, cioè, ma alla lunga... non è che non morirà, non può morire per questo motivo, ma proprio parla di morte di un settore per un aumento, una cazzata. No, quando credo poi che sia semplicemente... scusa Stefano, finisco una cosa, quando poi esistessero solo la fascia da 80 euro, come se fossero solo giochi da 80 euro, quando mai come adesso abbiamo giochi che vanno veramente dai 20 centesimi ai 300, porco Giuda, cioè mi compro 1200 euro da Astronave a Star Citizen, però 80 euro un gioco.
vabbè Mirko, ma è chiaro che questo riguarda solo i giochi grossi al lancio che verranno spremuti al massimo, cioè, o meglio, gli acquirenti che prendono comunque al day one, per quanto potrebbero diminuire, perché magari appunto già sono meno quelli che comprano al lancio, magari diminuiranno in una prima fase con le console nuove, con l'aumento di prezzo, però comunque vorrà dire che sono farti un conto per cui rispremeranno di più. Poi si va sempre in tempo a tornare indietro, perché chiaramente se vedono che scende troppo la quantità di venduto, possono sempre ripensarci in qualche modo dopo, però per prendere posizione in questo modo vuol dire che hanno dei numeri che gli fanno pensare di poterlo fare. Praticamente Sony, perché leggevo prima che Ubisoft sembra rimanere sui 70 euro al lancio e addirittura si parla di aggiornamento gratuito alle versioni potenziate per PS5 e Xbox One. E per il resto solo Sony. La prima a fare notizia, che poi era quello che volevo dire prima, ossia che secondo me questo articolo nasce come risposta a quelli che hanno letto la notizia, ma forse i giochi 10 euro di più, e sono diventati scemi, ma cioè è il classico diventare scemi dell'internet che fa tanto casino, poi in realtà la gente normale pensa, ah, vabbè, sti cazzi, ci sta. Poi vanno a mangiare insieme. Sì, cioè sono 15 anni che i videogiochi costano uguale. E la prima che aveva detto sta roba era 2K per NBA 2K21, che sarebbe costato, la versione next gen sarebbe costata di più di quella per PS4 e Xbox One. Però te ne rendi conto di più, perché sono lo stesso gioco uscito lo stesso anno per due console diverse e una costa 10 euro di più, e allora per quello avevano detto, ragazzi, occhio che la versione nuova costerà di più. Però secondo me, ragazzi, da una parte è fisiologico che si alzino i prezzi, dall'altra abbiamo anche la possibilità, cioè si è creato un mercato per il quale 80 euro è pesante, ok, ma è day one, perché tra anche solo tra i giochi, diciamo, AAA, nel giro di un mese veramente comunque almeno il 10% almeno scendono tra una maniera e l'altra. Sì, sì. Poi pensate al mondo... Diceva anche Mirko prima, cioè... come succede adesso, succederà anche... E pensate anche che il mercato in questi 15 anni, forse non se ne sono resi conto chi scrive questi articoli, è diventato un mercato dove ci sono giochi da 1 euro, 2 euro, 3, 4, 6, 7, 9... Io non ho mai visto una situazione del genere, o meglio, ormai ci siamo abituati, ma non c'era una situazione così ai tempi di quando già 360 e PS3 hanno cominciato a fare mercato, insomma, a fare numero. Quindi pure là è un mondo di roba che gira. In più questa cosa del Game Pass, che io credo che non possa continuare, o se la può continuare Microsoft la può continuare, cioè è un esperimento che non si sa quanto durerà, perché se non arriva una soglia critica di soldi, di entrate, non credo che continuino. Sempre opinione personale. Però insomma le maniere per giocare, a discapito della, cioè illegale, quindi senza pirateria eccetera, ce ne stanno tante, per cui il mercato ai tempi di PlayStation 2 e PlayStation 1 era molto diverso e i prezzi erano comunque quelli più o meno, ma metteteci che la pirateria era incredibile, e tanta gente, manco uno ne comprava di gioco, perché comunque non venivano proprio calcolati. Adesso ci abbiamo produzioni piccole, produzioni medie, produzioni proprio indie, eccetera, eccetera, e ci fanno ste minacce, ma se voi non comprate il gioco, ma muore il mercato. Ma sì, ma infatti ma le minacce sono... Ma poi anche... Cioè sono fatte dal tizio di Tom's Hardware, che doveva scrivere un articolo e si è inventato una roba. È che comunque anche sta cosa di colpevolizzare l'acquirente è micidiale, ragazzi. Cioè, come se io ci avessi scelta. No, dico, no, scusa, guarda, Cyberpunk, che faccio? Lo taglio? Sì, ma taglia un po' così, facciamo a 74, che è meglio. Cioè, ma che cazzo di... Fammi un netto e mezzo di Cyberpunk. Sì, esatto. Ma guarda, al finale, quanti fogli ci avevate lì? Metticine di meno, che per me va bene uguale. Ma sì, sono quegli sfoghi delle persone che sono molto appassionate a quello. Perché mo c'è Fabio proprio?
Niente, sì, stavo facendo un po' io. No, comunque volevo sottolineare. Sottolineare due cose. Una, che come ci dice il nostro, come ci dice il nostro amico stimato Lucater, ormai stanno a 10 milioni di abbonati Game Pass, quindi che c'è anche da considerare quello, che è vero i costi, però ormai si va molto anche sugli abbonamenti, sulle microtransazioni, sui DLC, eccetera, eccetera. Poi la seconda cosa, che l'avevo già detta nella nostra super ospitata NG Plus, che saluto, NG Plus, ciao, è che l'hanno fatto, cioè proprio l'avarizia, l'ingordigia si vede dal fatto che fino adesso diciamo sì, giochi a 70 euro, ma in realtà erano a 69,99, no? Perché c'è il trucco, ah, che il centesimo dice adesso. Adesso no, non è che c'è l'euro in più, perché invece di farli a 79,99, sì, sì, adesso li fanno a 80,99. Cioè, no, ma io ho visto 80 spaccati, no, su qualche... No, no, sì? No, stanno... Sì, sì, però... 80 secco. Ah sì? Allora, come l'ho detto? Però non voglio, no, neanche... Però il consigliato è 80,99. Non fanno manco, sì, più la finta che ti vogliono invogliare. Cioè, proprio di spendi sti, no, aspetta, soldi. Scusa, Bruno, 80,98 su Amazon. Visto. Per dire. Ma già nell'ultimo periodo, come scrivono pure prima in chat, giochi grossi di PlayStation erano spesso attorno ai 75 euro. Era sparito Craig, ma non vi preoccupate, tutto previsto, tutto sotto controllo. Era già tutto previsto. Ok. Ok. E 82 dice Google, quindi è un prezzo che aumenta ogni istante che passa. Sì, 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 aumenta il prezzo. Ti vuoi distrarre un attimo. Appena ti giri. Attenzione, sei iscritto, è troppo piccolo questo alert, mi ricordo, l'avevo detto, sì, sì, piccolino, sì, non ci vedo un cazzo. Devil 85, dai. Devil grande, benvenuto, ecco, Devil 85. Sono andato, cioè, a guardare adesso, Bruno. Un podcast di videogiochi e dei dintorni. Bravo, perché da adesso ragazzi... In questo momento The Last of Us 2 lo prezzano 75, siamo già là. E invece... Quindi Stefano Talarico, ti consiglio di prenderlo vivamente. Prima che... sia troppo tardi, che finiscano tutti. Che consigliamo di prenderlo sempre. Sì, sì, curioso, sì, di, sì, giocarlo, dai, almeno, Stefano. No, proprio non te frega niente. Cioè, non sta fregando niente. Hai perso l'occhio della tigre. Non sei più metal. Ma di cosa stiamo parlando, però? Perché io ho Last of Us 2. C'hanno ragione pure questi, però. Last of Us 2 80 euro. No, 99. Se lo possono tenere, ma però sono curioso. Quanto lo pagheresti Last of Us 2? 100 guarda, euro? 79. Poco. Massimo. Poco si generica. Dacci una C, prendi un impero, fai il patto free playing con gli italiani. Quanto lo pagheresti? Il solito patto free playing. Regalate anche la console per giocarci o devo comprare? No, niente, tu prendi un impegno con gli italiani e basta. Quanto lo paghi? No, possiamo fare il prossimo goal e la console per Stefano Dallarico. Ma scusa, ma fate la PlayStation B-Joke, che non ho capito, che è qua da 8 anni. Tu ce l'hai la PlayStation 4. Capito. Ah, la PlayStation 4. Pensavo la 5. Se volete regalarmi con una roba nuova... Ah, vedi che vuole la 5, se la regalate a lui la voglio anche io. 4 anni che non viene. Appunto, cioè, la dovevo anche la tornare, se no non torna più. Diglielo, giusto, diglielo, Bruno. Beh, bravo, vabbè, Stefano, ma a parte la console, quanto lo pagheresti Last of Us 2? Dai, dacci una cifra netta, da uomo, so, decisa. Dai. 30 euro. 30 euro? È onesto. So assai, però. Onesto. Sei sicuro? 30 euro? Beh, dagli due soldi a... con lockdown, con l'economia nello stesso che... mondo dove c'è Beware, ragazzi, in chi? Demo. Beware. Cos'è Beware? Quello del wrestling? Cioè, non avete visto? No. Che cosa? È un horror game, un horror driving game. Ah, quello che tu hai detto, scaricatelo, poi c'è solo il demo, eccetera, eccetera. Ne parlerò dopo. Attenzione, ragazzi, abbiamo superato il goal dei 69 euro, quindi adesso il prossimo goal di Free Playing 77, così. 77 le gambe della donna, esatto. quando arriveremo a 77 le gambe della donna. È un Patreon folcloristico. Mirko, non hai mai fatto il tombolone? Ah, è vero, grazie a Capodanno che abbiamo superato. È visto, perché stava sclerando che c'era la cifra
non tonda. E adesso è peggio di prima. Simone deve far vedere i piedi adesso. Quindi, però, Bruno, bisogna è la scollatura anche. Come si chiama il librone con tutti i disturbi? No! Il DSM, il... DMS. Esatto, DMS. Cominciamo a sfogliare DSM. Quello e vedere DSM. Tutti quelli con i problemi, con i numeri non interi. Coi... Sì, come il film con John Kerry, Jim Kerry. John 23, Kerry. Number 23, John Kerry. Numero ma 23. Quello tratto dal fumetto di Alan Moore, giusto? Sì, sì. V per 23 era il fumetto. Quello di V per Miura. Elettro Lamborghini. Vabbè ragazzi, quindi 80 euro spendeteli sti soldi, se no qua il mercato crolla e poi non possiamo più fare free playing, il podcast dei videogiochi dintorni. E Pepite si dice vi serve il consulente sulla smorfia. Ah, nel frattempo comunque si è sminchiato il widget qua, porca puttana. Che strano. Ma perché questa roba si sminchia in continuazione? Perché quando non hai fondi sufficienti per pagare i tecnici... Ti devi arrangiare. Cioè, oggi è una puntata... Semita la definizione. Comunque, okay. Ragazzi, si può dire semita. Volevo solo dire che i top chatter, quelli che stanno proprio al top della a questo chat, punto della puntata, sono Neronzio con 40.000 messaggi, Mircotto al secondo. Secondo estratto Mircotto con 30.000 messaggi, terzo estratto medaglia di rame di bronzo, Gogol di rame, quella vabbè. Cioè, statevi Gogol, un po' zitti, porca miseria. 26.000 messaggi. Fabio, che ne pensi? Ce l'hai qualche parola di miele per i nostri top chatter? Beh, top complimenti. Così, prova asciutto, così, secco. Così tante parole, forse non le ha scritte nemmeno dobbiamo il maestro. Dobbiamo ringraziare un'altra Patreon femmina che è iTrue. Basta ragazzi, con tutti questi soldi. Grazie. Ecco, che mi sono pure incasinato, ma ora devo aggiustare un'altra volta questa cosa, porca puttana, mamma mia, non funziona un cazzo, non funziona, mannaggia di Twitch. Bellissimo Twitch, grande Amazon. Allora, vediamo un po', ecco, adesso sta bene. Ah, adesso è Stefano B, il top chatter, che parla di miele... Che parole di miele c'hai, Fabio, per Stefano B? Ah, no, okay. Per Stefano B, Fabio. lui è un po' controverso come personaggio. Sei un po' controverso, Fabio. Stefano. Perché sei controverso? Che hai fatto? Ma non sono parole di miele, in senso questo. Contrario, che sei controverso. Sì, in senso, in direzione ostinata è contraria. È contrario. Perché sei controverso, Fabio? Ma lasciamo... No, sei tu che sei controverso. Comunque, esatto, Simone, perché io sarei controverso. L'ultima Patreon è sempre quella di prima, quindi attenzione, c'è stato un qui pro quo, ma va bene. Io direi di... Mi ha scritto in privato dicendomi, ma io ho donato, non mi salutate neanche, che ne so. Ciao Ludo Charlie, grazie per il tuo contributo e così potremo andare ancora più avanti verso... Allora, nuove ci hai fregato, ci hai buggerato. Ah, è iTrill pure, un pizza. Controlleremo dopo, controllerà il notaio di free playing. Martellone. E nel frattempo io andrei avanti, facciamo un po' di extra credit. Facciamo un po' di extra credit, ragazzi, che ne dite? Matteo, facciamo un po' di extra credit? Matteo? Sì. Pronto? Facciamo un po' di extra credit? Sì, ti sento, sì. Mi senti? Sì. Pronto? Facciamo un po' di extra credit? Sì. Ok. Va bene, allora io inizierei dal nostro ospite. No, aspetta un secondo. Inizierei dal nostro ospite Stefano Talarico. Allora, Stefano, devi sapere che dalla puntata scorsa abbiamo una nuova formula che facciamo un extra credit a testa e poi si ricomincia il giro. E non è nuova, tra l'altro, ogni tanto la facevamo anche prima. Sì, sì, sì. Bene. Quindi Stefano, se ci puoi raccontare, non lo so, di te, di quello che hai visto, di quello che hai fatto, allora in realtà ho giocato a Doom Eternal che non mi sta piacendo, c'ho poca voglia di aggirando... il diario Okay. E il dossier è su FreePlay. Stava aggiornando non me ne frega un cazzo.com. Sì, è un sito a cui lavoro ogni sera. Ciao, ogni volta che registra, ragazzi, devo mandare il report giornaliero su quello che fate. Non me ne frega un cazzo.
Dicevi Doom Eternal, che comunque secondo la nostra infografica accurata scientificamente è di sinistra. Beh, chiaramente, sì, chiaramente. Certo. Sì, che boh, cioè, io avevo apprezzato quello del 2016, l'avevo finito. Era di destra. Sì, cioè, boh, un sacco. Hai aiutato a fare leggere Trump nel 2016 anche. Sì, che mi era piaciuto e mi sembrava un bel reboot moderno di quella roba lì. Questo cioè, proprio parte e va da tutt'altra parte, non sembra collegato al gioco precedente nonostante sia un seguito diretto, aggiunge una marea di roba che potevano anche non mettere. È più platform tipo, avevo letto. Ma sì, ma cioè, ha degli elementi di quasi GDR delle armi, nel senso che ha le varie espansioni, slot, funzioni diverse. Ha delle, cioè ha anche delle armi diverse da usare contemporaneamente. Boh, cioè secondo me hanno incasinato troppo una roba, perché probabilmente non volevano fare un more of the same di una roba che stava benissimo anche così da sola. Però appunto secondo me si sono persi proprio, perché è un seguito diretto e non continua, non riprende da dove aveva mollato quello precedente, quindi boh. Senti, c'è in chat c'è Master Goron che dice incredibile, ogni cosa che dice Talarico è il contrario di come penso io. No, scusami, fermati. Master Goron sono io, ha scritto Mona Volante, non Master Goron. Ah, avevo letto male. Io ho fatto la faccina triste perché Ludo Cerni non vuole venire in dire. Vabbè, ma meno male comunque. Scusate, ma come meno male? La nostra ascoltatrice del gentil. No, meno male che la pensa diversamente da me, perché sennò saremmo fatti. Niente, stasera capito. Nerozio ci va giù sul pesante, già tra perché. Vabbè. No, chiedono se puoi ripetere di cosa stavi parlando, Stefano, che so persi di Doom Eternal. Sì, infatti, Neronzio, non mi tocca Ludo Charlie, che è la nostra ascoltatrice. E non ti toccare neanche tu. Del gentil donna, quindi... Va bene, quindi Doom... Don't starve Tom e Jerry, D for Doom Eternal. Dice Matt, comunque Doom Eternal è pazzesco, non avete capito niente. Pazzesco. Doom Eternal, no, ma per noi, cioè per me è bellissimo, e per Stefano Dalarico che non è bello perché... Posso dire che secondo me nemmeno il primo bravo Mirko, finalmente finalmente qualcuno l'ha detto, ma il primo Doom è quello degli anni 90, quello di Roma degli anni 80, il remake, quello, okay, quelli nuovi, diciamo il remake, porco due, bravo Mirko, sì. Mi dispiace, finalmente l'hai detto. Vabbè, però devo ammettere che è un po' colpa mia. Sì, Mona Volante ha detto una cosa, però, che alla fine condiva che le storie non si capisce un cazzo. Che della storia non si capisce un cazzo. Ma condiva quello è uno proprio degli errori più grossi che hanno fatto, e voler raccontare tutta sta lore con gli androidi volanti, cioè era tanto semplice, tanto funzionale. L'hanno fatto apposta, perché così tu ti devi scocciare, devi dire no, voglio ammazzare tutti, anche il Doom Guy fa così durante ma il gioco. Sì, ma non gli spiegoni, dice no, è bello. No, ma tra l'altro è proprio quello il paradosso, che hanno voluto tipo costruire questa storia per dare uno spessore psicologico ad un guy che passa metà del gioco a dire no, ma a me non me ne frega un cazzo, io voglio solo sparare tutti e devono morire tutti. Sì, perché lui è la rappresentazione diretta del giocatore. Ma sì, ho capito, ma cioè, cioè è superflua, quindi cioè, hai fatto tanto per niente. Un po' come il 7 per 1000, l'8 per 1000. La Chiesa Cattolica. Abbiamo fatto molto per tanti, abbiamo fatto un cazzo per tutti. Vabbè, esatto. Non ho capito chi ha fatto chi per cosa. Niente, comunque, esatto. Ha fatto niente per niente. Va bene. E Matteo che c'hai tutta sta fretta di fare gli extra credits. Ti do io tre mani alla testa. Che palle. Vai Matteo, allora, faccio extra credit. Ho visto due serie, quindi quelle
Posso parlare di Doom Patrol? Quella che ti è piaciuta di più. Di Paw Patrol, lo guardo sempre. Doom Patrol o The Boys? Vai, vai con The Boys che l'ho visto pure io. Anche io l'ho visto. Allora, ho visto la seconda stagione di The Boys, che ha 8 episodi, è finita tipo venerdì scorso, mi sembra. Rispetto alla prima mi sembra un po' calata, come un livello di storia, a livello di personaggi, non lo so, però è sempre fatta bene, tecnicamente, registicamente. Poi non so se a livello di segue i fumetti o se ha preso una strada tutta sua. No, no, ormai c'è qualche elemento che ha preso, ma è originale, cioè è una direzione sua. Sì, è una roba un po' alla Preacher, l'hanno fatto. Ma c'è sempre Seth Rogen dietro pure questa, se non sbaglio. Sì. Infatti pensavo che fosse. Sì, mi sembra sì. E guarda, secondo me io me la sono vista tutta tra ieri e oggi. Ho aspettato che finisse. Sì, no, perché alla fine è come la prima stagione, le puntate scendono via molto veloce. Secondo me questa ha avuto un'accoglienza più fredda proprio perché è uscita settimana per settimana e quindi forse si è sentito di più il fatto che c'è un po' la sindrome di Game of Thrones, nel senso che in certe puntate certi personaggi spariscono completamente, poi riappaiono dopo due puntate, poi spariscono di nuovo. Si sente tanto in questa sta cosa, secondo me. Quindi se te la vedi tutta di fila già si nota, però se te la vedi in una puntata a settimana secondo me si nota ancora di più. Per il resto la storia narrativamente secondo me c'ha molte forzature, molti passaggi grossolani. C'è un personaggio in particolare, non lo spoiler, che però praticamente è il personaggio che quando non sai come risolvere una situazione arriva il personaggio e te la risolve con tutti i documenti, capisco, cioè c'è sempre quello che gli serve, tac, ok, grazie. Sì, no, infatti non è solo uno, anche se mi riferivo a forzatissimo. Ma tipo nell'ultima puntata è stata una roba assurda, che tipo sono in mezzo al nulla e continua a apparire gente a caso che non si sa come fa a trovarli. Secondo me il problema tipo Queen Maeve che non vola, è arrivata lì. No, per me veramente il problema di questa è che ormai hanno delineato una storia da cui non riescono a uscire nemmeno loro, cioè hanno reso sti super talmente forti, talmente cose, che hanno trovato una maniera per risolvere qualsiasi situazione e la usano di continuo, prima con uno, poi con quell'altro, poi con quell'altro, è sempre quella, la minaccia che li fa fermare è sempre la stessa, cioè... Però al di là della trama, di queste cos'è, secondo me è più uno studio di personaggi come serie. E in particolare c'è proprio il tema della mascolinità, perché proprio vengono fatti vedere tutti questi personaggi maschili che coprono tutto l'arco da Yui, che è proprio il super... lo dicono pure in una scena bellissima dove vedono un porno e dice: tu non sei un cac, tu sei quello che sta lì a tenere in tiro il cac, che è ancora più che è ancora peggio, e da lui fino invece a Butcher, che è proprio quello super maschio alfa della situazione. E quindi al di là delle battute, che ce ne sono tante, sono bellissime, ci ho riso un sacco quando c'è la madre di Annie che fa: ma come, ma con quello che c'ha le mani sudate quando ti stringe la mano, là veramente mi sono messo a ridere un casino. E ti fa vedere comunque questa... Io vedo tanto bene. Sì, no, ma ti fa vedere proprio ti fa vedere il contrasto e anche l'indecisione, in particolare poi perché c'è il ragazzino che deve essere, diciamo, c'è il problema di come... Ed è una cosa in cui mi sono identificato molto, perché dovete sapere che io ho un gatto di pochi mesi che mi sa che sta crescendo un po'... No, ma sai perché? Perché... Lo devi raddrizzare. No, sta crescendo un po' che si fa mettere le zampe in testa dagli altri gatti randaggi. Ma tu gli dai le bistecche da mangiare? Esatto. Io ci do il bistecche, cos'è, però... Ci pisce addosso. Cioè, lui fa sta cosa che quando era piccolo se vedeva gli altri gatti più grossi niente, se fregava un cazzo, gli andava appresso. Adesso che è cresciuto ha imparato a fare questa cosa, e quando ci stanno gli altri gatti randagi, magari si avvicinano che vogliono mangiare, scappa, viene da me, incomincia a miagolare, quindi tipo il fratello grande che va a dare mazzate agli altri gatti. Quindi non lo so, e io invece fai violenza sugli altri gatti. sì, no, io invece lo vorrei proprio che lui deve essere il gatto, no, quello che comanda tutto il quartiere, però
stai viziando. E quindi c'è questo ragazzino che deve essere fatto crescere, quindi c'è questa dicotomia tra chi lo vuole far crescere, diciamo, più isolato dal mondo, perché il mondo è brutale, il mondo è cattivo e ti imbruttisce, chi invece lo vuole far aprire al mondo, però appunto con il compromesso che deve imbruttirsi, deve indurirsi per stare al mondo. Insomma, tra mamma e papà. Sì, c'è il contrasto appunto tra la mamma e il papà. Mi è piaciuto molto anche che tutti i personaggi, cioè ci sono alcuni personaggi un po' monodimensionali come Yui, però invece ci sono sia Butcher, ma soprattutto Homelander. Sì, che sono abbastanza bipolari, cioè un momento pensi ma che stronzo, un altro momento pensi, cioè ti viene quasi pietà, ti viene da essere dalla loro parte. Ma sai Bruno, quello secondo me infatti a un certo punto ok, va bene la dualità di loro due, però è troppo troppo forte secondo me la disparità tra loro due che tengono vabbè in piedi tutto lo show e non arrivano mai a un confronto vero e proprio, ma stanno un po' ognuno per i cazzi suoi, e gli altri che ormai sono un livello talmente sotto che non... Cioè, mi vuoi dire che lì LM o il francese che tutta sta serie deve provarci con la cinesina in tutte le maniere possibili immaginabili? La giapponese, vabbè. Coreana. Vabbè, sono tutti marocchini. La coreana, no, capito. Cioè, gli altri, cioè proprio tutto il gruppo dei The Boys non funziona perché non c'hanno mai un momento o delle interazioni tra di loro che vadano oltre a ognuno che deve fare un pochino i cazzi suoi, e in molti casi sono imbarazzanti, e hanno fatto proprio sta divisione per tutti, perché hanno diviso sia i The Boys sia i sette, mamma mia, c'è tutta la parte della chiesa con Aquaman che è lunga, sì, in pratica la parodia di Scientology sarebbe, sì, bene. Però Matte, va bene un minuto, due minuti, dopo un po' io mi sono reso conto, ho detto cazzo, alla fine stagione ho visto ore di questo. Che cazzo ha fatto? Non mi ha fatto ridere, non mi ha fatto pena, non, niente, sta lì un po' fregato, senza mai una reazione, capito? Anche alla fine, quando arrivano un po' alla risoluzione della storia sua, finisce così. Cioè, mi ha lasciato proprio... A me onestamente non è pesato niente, a me è piaciuto tutto. Non so, io sono rimasto molto molto freddo rispetto alla prima, che invece era un continuo, le stesse situazioni anche lì, c'era la setta, no? Però era figo che era integrata con questa idea anche dei supereroi cattolici che quindi creano, no, tutta sta cosa, devi pregare Gesù, sì, cioè era figa come cosa. Questa l'ho trovata molto molto più debole, ma sì, di quelli se ne sono dimenticati proprio, cioè non vengono nominati, buttata in cacciara con la cosa di pseudo Scientology. Sì, però sì, no, cioè, hanno... Ma quella non era il fulcro di tutto alla fine. Il punto è che hanno completamente dimenticato una parte e ne hanno aggiunto un'altra così, cioè l'altra parte viene nominata e sfuggita, ma in teoria proprio loro avevano tirato fuori cosa, Starlight, Stardust, eccetera eccetera. Starlight. Sì. E appunto, io magari avrei voluto vedere, visto che è venuta fuori tutta la roba del Compound V, eccetera, eccetera, come reagivano loro, perché loro dicevano questi qua sono doni di Dio, ed erano un po' tipo il Disney Club, quelle cose. Sì, sì, esatto, qui, sì, sì. Cioè, facevano figa da trampolino per quelli importanti, ecco. Ma che quindi non era male come idea nella trama. Qua invece, capito, c'hai cinque puntate di così frammentatissime dove ognuno fa le cose sue, e le ultime tre che buttano dentro gente, la tizia che scappa dal manicomio, che roba è, quello che dà fuoco. Sì, quella, cioè, di un po' sparita. Tutto buttati, di nuovo, esatto, tutti buttati uno dietro l'altro, che boh, non lo so, è troppo troppo di passaggio, l'ho trovata proprio molto... Avrei voluto fare qualche episodio in più, forse, cioè tipo 10-15 magari per... No, 15 no. No, io ne avrei fatto 3 a sto punto. No, per spiegare, ecco, se dici non ho il tempo di spiegare tutte le varie cose... Ma ragazzi, ma il problema è che la trama è evidentemente rimane evidentemente sullo sfondo, perché alla fine... al regista, e l'ha detto anche da quello che ho capito nelle interviste, nei dietro le quinte, al regista importava fare questo discorso sull'essere uomini, sulle varie sfumature, e tutto la trama rimane molto sullo sfondo, rimane
cioè, è solamente una scusa per mettere i personaggi in delle situazioni. Infatti, se lo giudichiamo solo per la trama e per la narrazione, secondo me sarebbe da insufficienza, perché alla fine non succede niente di che. I vari colpi di scena sono un po'. E le varie evoluzioni della trama sono un po' scontate, un po' forzate. Quello che gli interessava era appunto di mettere a confronto il quello che si scopa la moglie e il quello che si fa scopare la moglie, e vedere chi c'ha ragione, chi c'ha torto, perché è meglio uno, è meglio l'altro. E quello il fulcro. E poi vabbè, a parte quello, secondo me la trama fa abbastanza cacare, però le singole scene, a parte che ci sono dei momenti super splatter che secondo me meritano sì. molto, effetti speciali pure migliorati rispetto alla prima stagione, e delle scene fantastiche, tipo la scena di Homelander che fa la pubblicità sulle stragi nelle scuole, quella non è male, dove c'è la professoressa con la pistola nella cattedra, i bambini che combattono con la bandiera, bellissimo. E poi la gag della fresca, oppure cioè ci stanno un sacco di robe secondo me fatte benissimo, quindi secondo me focalizzarsi sulla trama non te lo fa apprezzare per quello che vuole essere. Poi ovviamente una roba, io ripeto, secondo me avrebbero fatto meglio a farlo di nuovo, a buttarle di nuovo tutti insieme le puntate e a lasciare, anche perché scorrono via molto bene. Invece una alla volta, giustamente, magari ti vedi tutta la puntata che è incentrata tutta su Scientology e dici che è successo sta puntata, non è successo niente. Però se devi una di seguito all'altra, tutte quante forse sì. Ma non l'avranno fatto per problemi di post produzione, no, da quello che ho letto avevano editoriale. Avevano già finito tutte le riprese, tutto quanto a marzo, febbraio. Sì, da come so io, siccome non avevano un palinsesto ricco per il Covid, hanno deciso di risparmiarsi. No, ok, vabbè, ci sta. Io non lo vabbè, so perché non le ho recuperate come... tutte e due assieme. Come tecnica funziona pure. Cioè, e poi come al solito Homelander, incredibile come personaggio, come attore, come recitazione, proprio ogni volta che c'è in scena ti cagli sotto. Sì, è davvero bravo. Guarda, da un momento all'altro può sclerare. Bella anche la persona più umano, mi sembra, questa stagione. Homelander. Sì, sì, l'hanno molto... Sì, per quello dicevo, passi da... Prima non lo conoscevi. Cioè, lo scopri passi un po' da dopo. Considerarlo un mostro, un maniaco, ad avere, diciamo, a vederlo dal punto di vista umano. Poi come vabbè, Sylar in io in non Heroes. È vero, in Heroes, è vero. Poi anche Butcher, insomma, cioè un po' sì. Butcher pure bravissimo, l'attore Carl Urban, personaggio bellissimo quando fanno la ricostruzione di come avrebbe ammazzato la tizia in televisione che gli fanno dire tutte le parole inglesi a caso per far vedere che lui è inglese. E chi più, anche a me è piaciuto molto anche per Stormfront, il personaggio nuovo, mi è piaciuto anche l'epilogo, bellissimo secondo me. Tanto è interpretato da un'attrice ebrea. Sì, l'attrice ebrea che fa, non spoileriamo, non spoileriamo. L'attrice ebrea l'ha fatto. Sì, l'ha fatto un'attrice ebrea, davvero. Shoshana, sì, è balordo, sì. Io non lo sapevo, l'ho scoperto dopo, ho detto cazzo. Bravo, e che del allora gatto, se secondo noi, eccetera, eccetera, non lo so. Dicono che può essere come non può essere, però, non, ripeto, non voglio spoilerare per chi non se l'è visto, perché secondo me merita molto. E vabbè, io direi di passare avanti, se non c'è altro da dire, volete aggiungere qualcos'altro? No, vai. Su The Boys chiudiamo. Vabbè, Simone? Io vi faccio... Che vi dico? Allora, faccio... Intanto inizio con uno e poi vediamo per l'altro. Allora, ho la serie TV che Mirko faceva le battute l'altra volta. Haunting of Hill House, visto che poi alla fine... Io ho visto Bly Manor, vabbè. Quelle le devo ancora vedere. La devo ancora vedere perché voglio finire questa. Mi manca tipo mezz'ora. Se sono 10 episodi, mi manca mezz'ora della prima stagione. E fino a tipo una puntata e mezzo fa dicevo: vabbè, perché Mirko si lamenta tanto? Adesso diciamo che più o meno capisco. Nel senso che
Credo stia subendo un po' il problema, perché poi è di Paramount, quindi penso che siano da TV prima via cavo. No, c'è scritto Paramount Television all'inizio, poi vabbè. Netflix. E hanno scritto così per i fan, o forse l'ha fatto l'ha prodotto Paramount, non lo so. E quindi dicevo, magari per arrivare a un certo tipo di probabilmente o forse per la vendita, dopo la venderanno in TV, non lo so. Comunque le ultime puntate soffrono un po' della chiusura delle cose, che è una roba che forse serve al pubblico generalista, forse boh. Ripeto, se sono 10 episodi, mi pare che stavo vedendo adesso. Sì, sono 10. Ok, quindi mi manca l'ultima mezz'ora veramente dell'ultima puntata. L'ideatore e il regista è Mike Flanagan, che oltre a un personaggio di Gianni Giacomo è grande regista. Non era quello della New Team, ma Still Life, questo va ha fatto. Ha fatto il gioco di Geralt, che è bello. Usha. È prodotto da Netflix. Ha fatto il secondo Usha, che non era male, nonostante sia un film. Dottor Sleep. Ha fatto Dottor Sleep. Ha fatto. Absentia, Ghost of a Mission Street, Still Life, Make Believe, The Firefighter Combat Challenge 2001. Chissà. Comunque, allora. Ma il Simulator anche, mi sembra. Sì. Tra l'altro, è autore di. C'è lui con le mani alzate e Watchmen. Esatto. E G4 Cendetta. Però, dicevo, la cosa che mi sta. In verità, comunque la consiglierei, cioè, e la consiglio come tra le cose migliori di Netflix. Questo lo dico subito. Però. Questa conclusione che sto vedendo, che è una roba delle ultime due puntate, cioè è come se cascasse nel gioco di Uya e cascasse Uya con il cazzo di film là, oppure cascasse in quelle problematiche di dare le spiegazioni avventurose a determinata storia, che mi sta dando un po' al cazzo, perché invece fino alla puntata 8 è strepitosa, cioè è proprio fatta, secondo me è fatta proprio bene, perché come dicevo nell'audio che ho fatto nel canale Voci, se non ci siete venite e ascoltateci e parlateci, guardate, anche Fabio e il suo miele, il discorso che facevo è che utilizza l'horror per parlare di molte altre tematiche, o comunque prendendole da molti punti di vista, utilizza i personaggi per parlare di relazioni, cioè fondamentalmente diciamo che potremmo dire che è un horror, ma in verità diciamo è un dramma familiare, cioè le tinte sono e le sensazioni sono molto più legate ai rapporti dei personaggi. La casa, cioè questa casa che è infestata, questo si può intuire anche dal titolo, e tutto quello che ne consegue, tutto quello che c'è intorno, è effettivamente, secondo me, una grossa metafora ed è utilizzato molto bene quello che accade nella casa, quello che poi si riflette sulle persone e viceversa, quello che hanno fatto, perché fondamentalmente è costruita così. Una famiglia ha vissuto in questa casa infestata, da grande questa famiglia è un po' problematica perché i componenti di questa famiglia hanno tutti un po', continuano a vedere questi fantasmi e continuano a combattere quei loro fantasmi fondamentalmente. E quello che succede è che ti fanno vedere le persone come sono oggi e come erano, con continui flashback, come erano prima. Cioè, come la famosa scena, guardate com'è, riguarda come sei, pari tu zio. Pari tu zio, esatto. Più o meno è successo quello, pari tu zio morto. Però questo meccanismo, in verità, appunto, secondo me, smuove tutte altre cose dei rapporti umani, degli stati di stati mentali, appunto, parlavamo del DMS, del DSM. Secondo me vengono si sposta l'attenzione su cose molto più importanti e in più tutta la parte che fa, diciamo, legata allo spavento, all'horror, al far paura, secondo me, rispetto ai film che hanno fatto negli ultimi tempi, che sono il jumpscare con la musica un po' alta e il pezzo che ti fa prendere un colpo, riutilizza invece una costruzione della tensione per scene, una costruzione della tensione per
in crescendo, e questa cosa l'ho trovata molto bella. Utilizza anche dei momenti jumpscare, ma utilizzati così sono misurati. In più c'è il sesto episodio, ragazzi, che sono 29 minuti di piano sequenza. Non so se ci sono tagli fantasma, ma è devastante quella puntata, come finisce. Poi c'è una litigata che finisce, cioè una cosa mostruosa, tecnicamente mostruosa, pure a livello di scelta delle luci, cioè da quel punto di vista mi ricorda Fincher tanto, come scelta del taglio di luci. Tecnicamente è fatta benissimo, come se tecnicamente proprio... sì, è una spanna veramente sopra la maggior parte delle produzioni. La cosa assurda è che regge tutte, cioè come tecnica, regge tutte le 10 puntate, non c'è una parte che crolla, eccetera. Sembra molto, molto lenta, ma invece secondo me non lo è per nulla, anzi... gli attori sono anche, l'ho visto in lingua originale, gli attori sono anche secondo me molto bravi, o comunque bravi, fanno quello che devono fare, in particolare qualcuno bravo di altri. E... però ecco, c'è questa conclusione dove da una parte, non so se dare qualche input, però insomma diciamo che da una parte rimette i pezzi insieme, ma proprio di video, e questa cosa mi è piaciuta, perché vuol dire che è stato costruito tutto in una certa maniera. Dall'altra sta succedendo una roba, eh? Allunga tanto. Sì, però Mirko, tu che l'hai vista, cioè il fatto che ricollega, sì, dei flashback visti, sì, da una parte e dall'altra, secondo me è molto bello, ma sì, poi non c'ha senso. È che arrivi alla fine, ma c'è proprio quella meccanica classica dei film in cui sono tutti collegati, che tutti sanno le robe ma non se le dicono, e io non ce la faccio più, cioè no, ti dico la verità, è quella roba che succede, cioè proprio generica, che te sai che questa cosa potrebbe salvare la famiglia, questo potrebbe aiutare quello potrebbe aiutare quell'altro, però non se ne parla, cioè allora succedono i bordelli perché non c'è il minimo di comunicazione, ed è dopo un po', io l'ho trovata veramente una cosa che mi ha pesato, cioè una meccanica che comincia a pesarmi tanto, questa qui, dove tutti sono collegati ma non c'ha la logica più basilare dei rapporti interpersonali, perché sono sempre divisi a coppie, poi non si spiega perché delle cose fondamentali proprio, perché di quello... dopo anni di fumetti di supereroi col soldato d'inverno che ha ucciso i genitori di Iron Man, sono diventato nazista, rincoglionito, perché non dicono le cose, prima compare e poi parlano, secondo me lì è una, è molto legato alla questione della famiglia e ma è così, io le vedo le cose, cioè è una dinamica che c'hai lì, c'è in Stranger Things, c'è in Lock and Key, c'è in tutte queste produzioni, in Umbrella Academy, cioè dove c'hai il contesto di famiglia, sono trattate 99 volte su 100 alla stessa identica maniera, che io lo posso capire che vale per qualche situazione dove mi vuoi fare rapporti particolarmente tesi, dove c'è una difficoltà, però poi è veramente una roba che esula troppo da qualsiasi meccanismo normale di dialogo, che è per puro fine della trama, deve portare avanti il mistero che non può essere svelato, perché se loro parlassero o comunque affrontassero certi discorsi non regge niente, e io personalmente sta cosa non c'ho più la pazienza, cioè arrivo alla fine e dico madonna, un'altra di ste cose trattate e chiuse in sta maniera, però probabilmente... e chiudo qua, secondo me sei un po', cioè è giusto, io condivido, però sei un po' legato andiamo a vedere come va a finire. No, che non secondo è, me no, in questo no, caso no, c'ha poco senso. No, non è quello, quanto voglio vedere delle persone che ci abbiano una scrittura di dialogo che sia, non dico originale, ma perlomeno comprensibile, credibile in dei contesti. Però, raga, che cos'è? Che? Però, hanno annunciato un po' male. Però il fatto, Mirko, almeno secondo me, è che quelle situazioni delle famiglie o di famiglie che vivono in quella maniera, con i silenzi, è un poco fantasmi, un po' dai, con i silenzi, però esistono. Poi che poi questo sia un meccanismo, come dire, di sceneggiatura facile, sono d'accordo con te. Però sì, però secondo me più che quello, poi lo devo finire, manca mezz'ora, però più che quello i problemi lì sono proprio di come l'ha costruita, perché poteva finire veramente con, fra conto il funerale, per capire, però poi sì, il funerale con
quel personaggio che esce. Sì, sì, ma finita anche così, per me l'hanno top. Tirata, esatto, l'hanno tirata troppo alla lunga. Sì, sì, sì. Hanno fatto tre puntate completamente inutili. Sì. E quindi su quello sono completamente d'accordo con te, però per il resto, se ragazzi, se non l'avete vista, ve la consiglio, poi vediamo con la seconda stagione che tirano fuori, basta, perché è proprio... Ok, intanto il notaio ha visto il Patreon, quindi ringraziamo Ludo Charlie, Itril e Neronzio, che sono i nostri tre nuovi Patreon delle new entry di Evil Playing, che sono aggiunte probabilmente qualche ora fa alla nostra allegra famiglia. E grazie. Chi manca? Alessio? Sì, allora, quanto? Io ho visto invece la seconda stagione di The Haunting, convinto che fosse la prima, non avevo capito un cazzo di niente, e tu però avevi capito a differenza sì. mia. È tutto grottesco, come Grande Le Boschi, quando succede a te. Esatto. Ah, ma perché ne avevo sentito parlare settimana scorsa, ho detto, ah, me la guardo. Io guardo su Netflix e vedo The Haunting per prima. Non sono collegato. Sì, 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 poi non sono collegato. Ma è stato bello perché rischiavo di fare spoiler a Simone, perché gli avevo mandato una foto dicendo io sta ragazzina già la odio. Non cioè, ci capivamo, ma tanto dopo la bambina muore. Esatto. Sì, esattamente. Ci è voluto un po' per capirci. Ma quindi tipo True Detective, che sono diverse le due stagioni. Sono ispirati a due romanzi gotici ultrafamosi, L'incubo di Laus e Giro di Vite, la seconda stagione. Sono due proprio romanzi. Giro di Vite, il secondo? Sì. Io l'ho letto, fico. È quello di Harry James. Sì, fico. Però non era tanto però sì, è come dici te, sono separati. Vabbè, sì, ok. Cazzo, bello. Infatti l'ho fatto meno horror. Ci ho preso 30. Bly Manor è molto meno horror rispetto a Hill House. E te hai vista tutta, Fabio? Sto alla settima puntata, sono 9, quindi ne mancano un paio. Azzo. No, io l'ho finita e proprio la fine è quella che gli dà tutto un peso incredibile che non mi aspettavo, quindi non faccio spoiler, vi dico semplicemente che per me merita tantissimo. La storia parte da la nostra protagonista, di cui non ricordo il nome perché ce la posso fare io chiaramente su queste cose, Carol, proprio lei, Danielle Clayton, che va a fare l'educatrice di due bambini in questa villa sperduta nella campagna inglese, solo che lei è americana e c'è una backstory che all'inizio chiaramente non conosciamo, del perché lei sia andata via dagli Stati Uniti e si accontenti, tra virgolette, di andare a fare questo lavoro, andare a fare la tata, diciamo, l'insegnante in casa di questi due ragazzini che sono rimasti orfani dei genitori morti tempo prima in un incidente. Ci sono tutti i presupposti per una storia horror, c'è il cast di comprimari che vive, che popola la villa è abbastanza spaventosa, con la nebbia, l'oscurità e tutto quello che ci piace. Ci sono poi la governante, che è questa affascinante donna nera pelata, rasata. Il meraviglioso cuoco indiano tuttofare, che è adorabile, la giardiniera che sembra un po' Ellen Ripley di Alien, questo per darvi un po' l'idea del gruppo di personaggi. È una serie Netflix, dai. È una serie Netflix, certo, c'è tutta l'agenda, no? Lo sappiamo. C'è un bambino, c'è un bambino anziano dentro. C'è un bambino anziano, vabbè. No, era per dirvi che in realtà è un gruppo molto bello, che è il contrario di quello che uno si aspetta di solito nella storia dell'orrore, dove ti aspetti dei tipi più o meno classici e magari più o meno detestabili. Invece qua sono tutti abbastanza adorabili, tranne i bambini. I bambini sono due stronzi di merda che vuoi morti fin dall'inizio, invece te li devi portare lungo tutta la storia. E ci sono i fantasmi. Come tutti i bambini della narrazione moderna. Come tutti i bambini. Ma tutti i bambini. Come tutti i bambini. Punto. Maledetti mondo, bambini, sì, hanno rovinato l'infanzia. Esatto, hanno rovinato i bambini. Non sono più come i bambini di una volta. Io vi voglio semplicemente dire che mi ha stupito, che pensavo di aver capito il giochetto a un certo punto e invece poi ha preso un'altra strada e mi ha stupito molto piacevolmente, tanto che, dicevo all'inizio, il finale gli dà tutto un altro peso, ma un peso proprio che per me è stato un pugno nello stomaco bello forte. E ve la consiglio caldamente, ma proprio è uno dei mi ha eccitato quanto mi è piaciuta questa serie. Scusate, facciamo il nome della serie è The Haunting.
The Haunting of Bly Manor. The Haunting of Bly Manor, ecco, non vi confondete con quell'altra. Quindi prima Haunting of Hill House, poi Haunting of Bly Manor. Sì, esatto. Hill House. Mm. Sì. Perché sono diverse le case, quindi. Esatto. Diverse le storie pure. Mm, capito. Mm-mm. Non c'è, sì, non c'è la connessione, no? No, 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 sono, utilizzano quasi tutti gli stessi attori. Uh-huh. Cioè la ragazza che fa la sorella giovane di Laus qua è la protagonista. E il ragazzo che fa... C'è Kate Siegel pure in Laus, mi sa. Il ragazzo che fa il tossico su Laus, il fratello tossico Luke, qua, è uno dei personaggi principali dei fantasmi principali della storia. E poi non mi ricordo, c'è Carla Gugino che che è lei che racconta la storia. Vabbè, insomma, ci so qualche attore ricorrente, c'è, però rimane storie so. Beh, comunque dovete nuova donna della vita è Kate Siegel, proprio lei, che è zio di Laus. Andiamolo a vedere subito, vediamo. Bene, che il Bruno e anche per chi ha visto il Laus, anche la sua amica, insomma, c'è un'amica, a un certo punto. Amichetta. L'amica è quasi meglio di lei. Va bene, e Biggio? Ciao, sono Stefano Biggio, piacere. E rapidamente ho provato in Early Access Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3. Sì, esatto. Ma poi con tutto il tempo libero che ha, ovviamente si gioca quelli, capito? Che non ho neanche tutto questo tempo libero, a dire la verità, comunque. No, esatto, ho giocato... No, quello era dopo. Ma l'hai pagato 80 euro o meno? Come? L'hai pagato 80 euro o meno? Perché guarda che i videogiochi muoiono. No, allora, io costavo di meno, ma io gli ho dato comunque 80 euro... Cioè, ho fatto la conversione franchi euro. Poi ha comprato 4 giochi. Poi gli ho detto euro, quant'è che costa? Costa tipo 69. Una cosa. Ho detto no, prendine 80, così i videogiochi sopravviveranno. Bravo. E così, insomma, è andato. E ha un piccolo problema. Esatto, licantropo anche. Il gioco è molto interessante, bello comunque, è un Barduru su Gate, come piace agli appassionati. Il problema è che al momento attuale ve lo sconsiglio perché purtroppo è infestato di bug di vario tipo. Un paio crashosi, ho riscontrato molti problemi con le parti video, cioè Gittime, che spesso... Sì, esatto. Quello è un altro problema, per altre cose. Adesso sto pensando alle parti intime, vedi, adesso mi è incasinato. È finito. Ma in generale o alle tue? No, in generale, nel mondo proprio, come concetto. E quindi a volte capitava che, non lo so, moriva un nemico e il modello, il coso, il modellino cadeva in terra e poi impazziva, succedevano delle cose a schermo come se diventasse un organismo di forme non euclidee. È appena diventato più interessante di Baldur's Gate 3 funzionante, però. Sì, ecco, diciamo che ogni volta era una scoperta, perché poi a volte qualche nemico che passava dalle porte, con porte chiuse di pietra, andava diretto. Se ogni tanto porte aperte era perfettamente normale. No, esatto, no, ma chiuse di pietra mi fa ancora più ridere. E poi a volte c'era qualche roba tipo le quest che si piantavano, oppure roba... insomma, cose di questo tipo. Quindi per il momento è ben fatto, è lui, diciamo, però è tutto doppiato, tra l'altro, insomma, è fatto. La grafica c'è l'italiano, isometrica. C'è l'italiano. Mi sembra di no, è venuto fuori quel puttanaio che lo tradurranno dopo l'uscita della versione definitiva, se non ricordo male. Sì, sì. Beh, tanto che sarà di testo, due parti. Ma lo script esatto, è più grosso o più piccolo di quello di Cyberpunk? Credo che sia più grosso di quello di Cyberpunk. Comunque siamo arrivati, prima avevamo le mappe, adesso siamo a le pagine di testo più grandi delle pagine di testo di...
Ma le, guarda che in realtà c'è un unico font, ma è in dimensione 300, capito? Che in realtà è diviso per tutta quella pagina. È tutto A, c'è scritto solo A, come la canzone di Salvi. Chi se la ricorda? Comunque, Enzo Salvi. Enzo Salvi, ovviamente, grande cantante. Lui prog, è il suo pappagallo. Prog rock, sì. Comunque, quindi al momento attuale io non so se consigliare di prenderlo, se non ve ne frega niente di sta cosa, se siete scimmiati, state sbavando, prendetelo, però io aspetterei un pochino che patchino un po' di roba, eccetera, eccetera, ecco. E poi, a parte che è un early access con un prezzo allucinante, cioè 70 euro per un early access mi sembra un po' esagerato. Ma tu l'hai pagato? Mi affido al quinto emendamento. Bravo, se vedi il mercato morire adesso, vedi il mercato sta morendo, con tutti i soldi che gli do per Yakuza. Però in compenso mi è arrivato, allora, dopo aver fatto il patto con gli italiani, mi è arrivato, lo faccio vedere. Cioè, tu lo compri early access, cioè lo prendi early access, ma poi ti arriva automaticamente la versione definitiva? Sì, poi arriva la versione definitiva. Per altri 80 euro. Esatto. No, ecco, cioè diciamo che tu praticamente paghi a prezzo pieno, anche di più in certi casi, un early access, che in questo caso è davvero un early access, quindi ha bug, eccetera, eccetera. C'è addirittura scritta, cioè c'è il watermark fisso in alto a destra della versione del gioco. C'è scritto tipo early access versione 4.8, è fisso lì che non puoi togliere. E, insomma, è davvero molto per appassionati, diciamo, e il mio piccolo cuore sardo non riesce a reggere tutta questa bellezza probabilmente, quindi penso che lo riprenderò tra un po' di patch, mettiamola così. Per il resto sembra interessante, storia, insomma, alla Baldur's Gate, Baldur's Gate, bello bello, però appunto è un po' prematuro al momento, è un atto un po' prematuro, deve stare in incubatrice un altro po', diciamo, e poi prendetelo se vi piace, chiaramente deve piacervi il genere RPG isometrico, in questo caso 3D, meno... No. È meno, cioè meno isometrico, meno 2D di quelli vecchi, chiaramente. Se non c'è la coop, sì, come Divinity, c'è supermercato. Poi sì, c'è il multiplayer. Volendo, puoi fare il multiplayer. E in questo devi puoi anche. Tu, bro. Cioè, devi proprio farlo a mano. Programma. Sì, e puoi fare all'amore. Adesso io non l'ho fatto, però perché non ci ho giocato abbastanza. Ma puoi fare all'amore agli altri personaggi, volendo. Questo anche, sì, è chiaramente. Anche contro la loro volontà. Ma non lo so, chiaramente lo spero. Dipende se il tuo personaggio è speccato come Viper Vendetta. No, allora il mio personaggio, io ho fatto un nano. Esatto, ho fatto un nano che si chiama Ranger, che si chiama Sborromir, come al solito. Però volevo fare l'elfo che Ranger si chiamava Legolas. Però non. Alla fine ho optato per il nano Sborromir che prendi sicuro. Grande è... Nel 2020 sì. Legolas, ma che... Sì, sono quei ricordi della terza media. È indegno di un paese civile. Sì, ma non me ne frega niente, lo sai, tanto no. Ormai ho sbaccato, quindi... Come? Lo sai come funziona sulle isole? Sì, cioè, purtroppo... Le famose isole elvetiche. Esatto, le isole elvetiche. Lo sai che siamo un po' siamo fatti così, ecco. Dentro abbiamo il cuore, il solido motore, eccetera, eccetera. E poi, stavo dicendo, dopo aver rispettato il mio patto con gli italiani e aver finito Yakuza Kiwami 1 prima della fine del mondo, del tempo, esatto, del mondo, io mi sono ricordato qual era l'altro. L'altro era far uscire l'episodio di Retrocast, che ha come ospite, se lo possiamo dire, visto che è uscito, ha come ospite Rocco Tanica di Elio Storia Tese. Quindi l'abbiamo detto la scorsa volta. No, la scorsa volta non abbiamo detto niente. Non abbiamo detto niente perché non è riuscito. Abbiamo detto comunque, ma c'ero. Gear, sì. Madonna, però ridillo essere... che abbiamo avuto Rocco. Abbiamo esatto, avuto Rocco. Vabbè, c'era anche Simone, c'era anche Nicola, Gelmi, insomma, c'era comunque gente di un certo livello. Adesso si può anche dire un'altra volta, dai. Non è che tutti i giorni c'è Rocco Tanica ospite. Comunque, no, purtroppo no, purtroppo no. E Talarico non stiamo scherzando, cioè non è una no, è vero Talarico. Vabbè, purtroppo mi è scaduto quando ha fatto dei commenti poco edificanti su Retrocast su Twitter settimane fa.
Cioè, cosa aveva detto? Non lo so. Commenti da boomer sulle rivolte del Black Lives Matter, eccetera, eccetera. Addirittura? Sì, sì, era arrivato a dire tipo mi scopo tua madre a un tizio. Perché è venuta Retrocast, doveva rifarsi una reputazione. Mi sa che non l'ha rifatta, mi conviene venire da me, lo sai che al massimo peggiora, quindi migliorare non migliora. Non lo so, comunque, ho rispettato il mio patto con gli italiani, finisco Yakuza Kiwami 1, quasi in contemporanea a mio ordine. Ancora non l'hai finito? Come? Non l'hai finito ancora. L'uno sì che l'ho finito. Vabbè, e la settimana scorsa hai detto ti mancava un capitolo, cazzo che fatica che avrei fatto. No, me ne mancavano 3, mi pare, 4, una cosa così. Adesso vogliamo vedere che mi avete rotto il cazzo tutta la puntata che non avevo finito, vi dico che lo finisco, adesso mi rompete il cazzo di nuovo che l'ho Ragazzi, finito. Vi cioè, ricordate che aveva promesso di finirne una al giorno, vero? Sì, no, esatto, di finirne una al giorno. Tutto da solo nella tua mente. Io non posso fare niente. Ragazzi, non ero l'unico che ha detto sta cosa, vero? Uno al giorno, non gli uno, sì, quello è esatto. No, quello erano le seghe, Bruno. Uno al Bruno, giorno Mirko, facevi il tweet contro il Black Friday. Sì, esatto. Contro il Black Friday, però. Sì, perché è perché questi sconti? Io mi scopo la madre di chi fa sti sconti. Cazzo, queste cose qui, no? Queste cose leggere. Sì, maledetto Bezos. E niente, ho iniziato che Uomini 2, che a fronte di una storia un po' più snella ma meno pregnante, Biggio, abbiamo detto extra credit a test. Biggio, sempre contro le regole. Mi sono distratto. Rispetta le regole di free play. Sì, esatto. La legge che voi non avete votato. La legge che voi. Vabbè, scusa. Vabbè, quindi l'hai finito che Uomini 2. No, però sono a metà. E non sto scherzando, sono già a metà. Quindi per la prossima puntata l'avrei finito. Dipende se mi arriva prima la collection degli altri, perché sennò rosico. Sto facendo il fiocco. Hai messo la ventosa in testa. Però. Vai. Continua. E niente, quindi può essere che l'abbia finito per la settimana prossima, non è sicuro, però è probabile, molto probabile. Per adesso non me la sento di fare un patto con gli italiani, però, perché non è che ne faccio una settimana adesso, ragazzi. Comunque, cioè... Ste, me lo ricordo pure io che avevi detto, oh ragazzi, io la prossima settimana ho finito tutti gli auguri. No, cosa stai dicendo? Sì, hai detto. Entro marzo prossimo, perché poi esce quello nuovo su PlayStation 5. Mi ha mandato un messaggio adesso, ma Stefano si è svegliato adesso. Chi è che ti ha... Mi ha mandato un messaggio adesso, Stefano. Sì, ha detto anche che definivi tutti e diventavi anche membro della Yakuza. Ma io lo sono a onorem, capito? Dopo tutti i film di Kitano che ho visto, ormai sono membro. Mi taglio anche le dita tra poco, i pezzi di dito da solo. Ho iniziato da questo a tagliarlo. Che bello, bro. Sì. Comunque, e niente, quindi proseguiamo verso il progetto Yakuza, il canale Yakuza, e di finirli tutti prima che esca il nuovo per PlayStation 5, quindi c'è tempo. Scusa, Biggio, io volevo inaugurare questa nuova funzione del canale, che si possono fare i sondaggi, quindi poi... Ah, ecco, chissà che sondaggi... Biggio... Ecco. Rispetterà il patto con gli italiani che è finire tutti gli Yakuza prima di marzo, ma non esiste proprio. Ma ci riesco, ma proprio prima che marzo, lui intende. Che mi sono detto no, marzo, cazzo, non marzo. Ho spagnolo. Allora, purtroppo Biggio rispetterà i patti, punto interrogativo. Sono anche singhiozzo adesso. Posta sì. No, ma proprio no. Ma proprio no. E cosa vuoi che voti? La voteranno tutti, ma proprio no. Quindi, ragazzi, adesso con questo io sistema bellissimo da dovete andare sul link, dovete votato votare. Subito, io ho votato subito.
Chi è lo stronzo che ha votato per il primo risultato? Io ho voluto essere il primo. Siete dei divoratori di stronzi. Pizzo in due secondi. Ma proprio no. Sai che c'è un voto perché ha votato sia solo io. Chi è lo stronzo che ha votato sia Biggio che si è rivotato da solo, secondo me? No, mi sto rivolgendo. Biggio, no e basta. Biggio, sei sotto nei sondaggi, Biggio. Come pensi di recuperare? Adesso mi finisce la mosca in testa e recupero. Non ti preoccupare. Biggio, dopo che è venuto da te, Rocco Tani che è impazzito. Cioè, ci sarà una causa effetto. No, ma prima era successo. Come alla Moore e vi vorrei dire. Gli ha fatto vedere di supereroi mentre registra. Mentre registra. C'è anche chi vota no, che quindi è un po' fiducioso. Sì, ho visto. No è più, no, sì, forse è peggio. Allora, Carmine dice che si possono fare i sondaggi su Twitch, ma noi l'abbiamo fatto sulla piattaforma Rousseau, perché deve essere una cosa ufficiale questa, Carmine. Sì, in cambio di tutti i vostri dati, Carmine, dei crediti. Lo senti il Casaciov sotto il ballotto? Carmine, se me lo linki dove si fanno ste cose, poi lo metto, che non l'ho trovato, sto fatto dei sondaggi su boomer, Twitch. Questo, però. Sì, questo è proprio il sito fatto con GeoCities nel 94. Minchia, no, davvero. I dati di chi ha cliccato ci sono andati. C'è tutto. I cinesi, ovviamente, che vuoi che siano andati. Cioè, non possiamo fare nomi, ma... Ok, allora io vedo che comunque c'è un cauto ottimismo. Oltre al mio voto, c'è anche quello di un'altra persona che ringrazio. Però, Stefano, il sì è 13. Il sì è 13. Lo sai che il 13 porta male? Ma infatti, allora, qualcuno faccia qualcosa. Voti, qualcuno faccia qualcosa. Posso rivotarmi? Vediamo se riesco a rivotare. Basta. È la terza volta. No, c'è scritto che ho già votato. Dannazione. Sì, guarda, già ci hai provato con 8 computer diversi. Già prova con le truffe, con i brogli. Avrà votato pure con l'orologio. Pur di ma anche il no. Anche il no è 13, quindi porterà sfiga anche al no. Cioè, non sta facendo niente. Votare tutta la Sardegna. Però, vabbè. Adesso, visto che ci conosciamo ragazzi, tutti come a Roma. No, il secondo giro mi sa che lo saltiamo perché è già mezzanotte. Sì, vai. E niente, puntata 412 free playing ricordiamo 4.0 con la grafica nuova, i pulsanti nuovi, il green screen, bravo, grazie Talarico, super ospite e, bravo, ecco, lo definirei bravo, complimenti e che più, sosteneteci ragazzi, vi ricordo mancano per il goal su Patreon per arrivare a 77 le donne delle gambe un altro titolo puntata, le donne nelle gambe. Iscrivetevi, abbonatevi a Twitch gratis con Prime oppure PayPal se volete fare la donazione one shot anni 80 e niente, venite un po' in post puntata, chi vuole venire. Sì, mo metto il link per Discord, mettiamo subito il link di Discord. Per chi vuole venire su Discord, perché Telegram a dare le parole al miele a Fabio di Felice. Le parole di miele su Telegram, bravo. Tra l'altro Stefano, ma tu ci sei su Telegram, lo usi Telegram. Ma il prossimo obiettivo è Stefano. Già seduto parlare insieme, ragazzi, è difficilissimo. Cerco di non usarlo. Poverino. Ti faranno due palle così, te lo dovrai scaricare comunque, vedrai. Sedotto, abbandonato, Fabio, è già geloso. E niente, ragazzi, puntata 410 per playing. Io sono stato Bruno Barbera, con me c'è stato Simone. Ciao Simone. Ciao amici. E andiamo in ordine di webcam. Fabio Felice. Ciao. Ciao Fabio. Alessio da Negozio. Ciao. Mirko, PF Felici, maestro. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Stefano Dallarico, super ospitissimo. Ciao, grazie. Ciao Stefano. E inoltre Stefano Biggio, l'altro Stefano. Senti come il tono. L'altro Stefano. Lo stronzo. Ciao Bruno, grazie per esserti ricordato di me. Bugiardo, tra l'altro, che non riuscirà a finire. Esatto. Stefano, niente, 75% dice proprio no, non rispetterei proprio i patti. No, ma guarda. Quando vi prenderò merda in faccia, Stefano, sei giù nei sondaggi, bisogna recuperare, bisogna invitare qualcuno. Con la tua catchphrase, mi scopo tua madre. Sì, proprio, io che sono, esatto, è la mia catchphrase, io.
un po' quel vizio lì, capito, di dire. No, così mi limiterò a defecare sulle vostre mani e farvi prendere a schiaffi da soli. Per tutti quelli che hanno avvocato no, ma proprio no. Quindi tutti voi, ad esempio, vedo. Esatto, già voi iniziamo. E tranne quella persona che ha votato sì, brava, chiunque tu Stefano sia. Stefano B. Stefano B e Stefano. E Stefano però tu sei uno, invece il partito del no sono 14 persone. Ma io ho escrementi per tutti, non c'è problema. Stefano 14 contro 1, però è dura. Anche vabbè, la tiro a distanza, la conservo per giorni e la tiro a distanza. Capito? Va bene. Quindi la vedremo. Il gatto simp ti ha votato, però Stefano ha votato sì. Grande, grazie. E ciao a Backsoft. Gatto simp di Bruno. Ciao. Ma se è simp vuol dire che se vuole scopaste. Vabbè, dai, siamo tra amici. Scusatemi, fate salutare per bene Matteo Backsoft. Ciao Matteo. Ciao a tutti. Ciao Matteo. E Simone abbiamo già salutato. Ragazzi, ci vediamo su Discord per chi vuole fermarsi ancora un altro po'. Per chi non si vuole fermare, ci sentiamo mercoledì, che lo diciamo a mezzanotte. Sì, esatto, vabbè. Colpo di scena, vai. Diciamo mercoledì facciamo la seconda serata film con Ninja Thunderbolt. Stiamo cercando classico. Di fare la trilogia dei ninja. La trilogia dei ninja, quindi non mancate, ci sarà da. Ma anzi, da scusa, dei ninja. Dei ninja d'oro. Ninja d'oro. Non mancate, quindi mercoledì sera. Vai tutti quanti. Ciao. Venite su Discord. Sono iniziati Prime Day, ragazzi. Ciao, non c'è ragazzi. Niente di bello. Ciao, strano, strano. Sì, sono sempre così imperdibili. Ciao Twitch, 1, 2, 3, X. Conan, qual è il meglio della vita? Schiacciare i nemici, inseguirli mentre fuggono e ascoltare i lamenti delle femmine. Questo è bene. Cioè, stavo rivedendo Dottor House, che a me mediamente piaceva, ce l'ho visto tipo tutte, non viste, credo. È una serie di merda. Sconosciuto che balla. A un certo punto, mentre balla, si vede sempre che o vede sfogato, perché sono due cose, o vede sfogato o vomita, casca, la portiamo al Progress Borough. La musica. Arriva, cosa sta facendo? Stava ballando. E che è successo? Gli si è staccato un piede. Lui nel frattempo sta facendo come cazzo gli pare, perché poi lui fa sempre quello che cazzo gli pare. E poi ci sono pezzi di conversazione che si parla o di sesso oppure di quanto è cattivo House, è proprio cattivo, ho visto quanto è cattivo, ma è cattivissimo, non c'hai idea quanto è cattivo. Mentre fanno le tac, mentre fanno l'analisi, e poi c'è Luffy, c'è Location, sono tre. E gli attori sono cinque, perché sono loro, e poi tutte le volte lui fa delle cose gravissime e tutti. Ma poverino, ma sì, ma è un drogato, si è comprato, ha corrotto. No, beh. Quella giura il falso e poi alla fine lui la fa franca e la risoluzione è sempre la marmitta. Dategli 2000 unità di acqua frizzante, ma morirà. No, possiamo rischiare. È sempre così, cioè, tutte. Ma ho visto un po' di seguito. Cioè, sono tutte così. Lui che dice: dategli una cura, dategli delle scarpe. Ma morirà! No, potrebbero ucciderlo. Abbiamo il tempo di aspettare le analisi. Dategli delle scarpe. Cioè, sono tutti così. E la trama orizzontale, appunto, è lui che fa cose gravissime. Nessuno gli dice niente. Non la paga mai. E l'unica cosa che hanno cambiato è che una volta lui si scopa una, poi si scopa l'altra, poi una, poi l'altra. Poi gli altri scopano mentre non c'è, mentre fanno le tac, mentre fanno l'analisi. Quanto è cattivo House, è proprio cattivo, ho visto quanto è cattivo, ma è cattivissimo, non c'hai idea quanto è cattivo, ma morirà. E perché c'aveva una roba ficcata nella gamba e non aveva sintomi, cioè non manifestava il dolore. Allora lui si fissa, dice: per verificare questa cosa devo fare le EEG, però lo dobbiamo fare con il suo consenso. Lei non voleva, quindi a un certo punto ci comincia a litigare. Questa minorenne dice: ah, vuoi vedere dove mi sono bruciato il culo perché mi sono sudato su una stufa? Si alza la maglietta, la cosa col culo, e lui c'ha pronto il sedativo, glielo mette su, cioè, quella poi si sveglia: non potevate farmi questo, cosa c'è? Non c'ho niente, gli mette il termometro in bocca, e questa 41 di febbre, prendete del ghiaccio, appare un'infermiera con dei cubi di ghiaccio così, cioè, è tutto così, fino a che alla fine portone.
La marmitta, la marmitta, la marmitta, 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 marmitta. Ciao ragazzi, volete supportare FreePlaying? Potete farlo andando su www.freeplaying.it e cliccando sul link di PayPal o su quello di Patreon. In più, FreePlaying è anche affiliato Amazon e riceve una piccola commissione sugli acquisti fatti tramite il banner Amazon presente sul sito. Ciao e grazie!